stava partendo adesso. Buon... Buongiorno. Non funzionava, l'hanno provato dentro. Prova. Prova, 1, 2, 3. Prova audio. Buongiorno a tutti. Ringrazio tutti in primo luogo i partecipanti a questa giornata di discussione su una proposta di riforma della dirigenza della pubblica amministrazione centrale che è stata preparata dal forum di docenti di diverse università, come poi spiegherà il professor Tabellini, essenzialmente un forum organizzato dall'Università Bocconi e dall'EIF, l'ente Einaudi. Presento in primo luogo gli speakers di questa giornata, il professor Tabellini, il quale aprirà i lavori presentando il significato, dando il significato di questo rapporto e come è stato presentato. Abbiamo qui poi Giovanni Valotti, professor Valotti, professore ordinario di economia delle aziende e delle amministrazioni, nonché pubbliche, nonché prorettore dell'Università Bocconi, che molti di voi già conoscono perché è a lungo lavorato intorno a questi temi e più volte è stato in questa sala a presentare i suoi lavori, che presenterà il rapporto insieme a Nicola Bellet. Ringraziamo di aver accettato di discutere questo rapporto Franco Bassanini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Mauro Bonaretti, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria. Un particolare ringraziamento va al ministro Madia, che ha voluto essere qui con noi ad ascoltare questo rapporto, la presentazione di questo rapporto e il dibattito che seguirà. Ringrazio poi tutti i partecipanti. La reazione, la risposta di massa da parte di questo grande pubblico composto da dirigenti della pubblica amministrazione testimonia non solo una reazione a una specie di attacco mediatico indiscriminato che sembra essere oggi portato verso la dirigenza pubblica, ma io credo che testimoni invece la voglia di partecipazione almeno di una parte della dirigenza pubblica al movimento riformatore, a definire in che modo dare una risposta in termini positivi a una situazione chiaramente di crisi in parte della pubblica amministrazione rispetto ai compiti attuali. È significativo, io credo, che la Scuola Nazionale di Amministrazione sia l'organizzatore dell'incontro, ripeto, solo l'organizzatore dell'incontro, perché questa è una giornata per presentare i lavori di cui messi il rapporto preparato da questo forum. Il motivo per cui la Scuola Nazionale ha organizzato l'incontro sono più vari. Innanzitutto, e ringrazio il professor Valotti e il professor Tabellini di aver richiesto di presentare questo rapporto in questa sede. Ciò penso sia dovuto al fatto che la Scuola Nazionale di Amministrazione è oltretutto un importante think tank della pubblica amministrazione, dove usiamo
dove si usa confrontare diverse posizioni, è un luogo di confronto libero di posizioni. Vi è anche un'intensa attività di collaborazione negli ultimi anni tra l'Università Bocconi e questa scuola, nello svolgimento sia dei compiti istituzionali della Scuola Nazionale di Amministrazione, in una prospettiva di ricerca di possibilità di innovazione, e soprattutto la Scuola Nazionale di Amministrazione è implicata, ovviamente direttamente, in ciò che si discuterà, dalla riforma della dirigenza pubblica in quanto attore del sistema, e soprattutto la Scuola Nazionale è un attore del sistema di reclutamento e selezione della nuova dirigenza e di formazione continua. Quindi non è un caso che questo rapporto viene presentato in questa sede. Poiché noi siamo ospiti, la Scuola Nazionale di Amministrazione è ospite di questo evento, non intendo entrare direttamente nei temi di discussione, per cui soprattutto il contenuto del rapporto, solo permettetemi poche parole sullo stato un po' dell'arte, cioè sulla situazione normativa e di fatto che caratterizza questo mondo che si intende innovare. In estrema sintesi, l'efficienza della dirigenza pubblica dipende, io credo, da due fattori. Da una parte il contesto normativo in cui essa è chiamata ad operare, che definisce mandato, compiti, valutazione, controlli, incentivi, sanzione, cioè il contesto in cui essa opera. Il secondo fattore importante è la qualità e le competenze delle persone che occupano le posizioni dirigenziali, quindi il sistema di reclutamento e di selezione. Sul primo punto è inutile che io richiami l'attenzione sulla inondazione di una normativa che abbiamo avuto anche negli ultimi anni, a volte anche contraddittoria, anche se con le migliori intenzioni di correggere patologie presenti nella pubblica amministrazione, ma che a volte non ha tenuto conto della fisiologia della pubblica amministrazione, cioè di non creare troppi oneri burocratici posti al corretto funzionamento della burocrazia. Sembra un gioco di parole, ma la situazione io credo sia questa. Il secondo punto più importante per la scuola, perché fa parte della sua missione, è quello della selezione e del reclutamento. A questo punto, su questo non vorrei entrare nel merito dei problemi, però vorrei richiamare il fatto che io credo che se è cruciale discutere delle modalità di selezione e reclutamento, questo ha un senso se poi il processo di immissione di nuovi dirigenti effettivamente viene riattivato, seppur nei limiti fissati da considerazioni di bilancio, sia di breve termine, sia, e io spero che queste ultime considerazioni possano prevalere, da considerazioni da obiettivi strategici di più lungo termine. Io credo che non vi è infatti cambiamento possibile se non c'è un rinnovamento fisiologico continuo, anche generazionale, ma soprattutto in termini di nuove competenze della dirigenza pubblica. E questo si attua con l'immissione continua e attentamente programmata di nuove forze, altrimenti si discute di metodologie e di forme di reclutamento che poi non trovano attuazione perché non c'è nulla da discutere se questa immissione di nuove forze non c'è. Io credo che nessuna azienda privata va avanti se per molti anni è bloccata l'immissione di nuovi talenti e nuove competenze nell'azienda. Il risultato, io credo che sia nel privato come nel pubblico, perché in Italia accade anche nel privato, sarebbe la foresta pietrificata. È un problema che ma anche nel settore privato. Su questo punto mi limito a osservare soltanto che dal luglio 2013 esiste una nuova normativa, il DPR 70 del 2013, sul reclutamento dei nuovi dirigenti, che tende a centralizzare la selezione fino al 50% di nuovi dirigenti e il 50% di nuovi funzionari presso la Scuola Nazionale di Amministrazione, secondo un riformato corso concorso, riformato perché secondo una norma è più flessibile nella determinazione delle competenze su cui basare la selezione, perché affida alle amministrazioni di destinazione l'organizzazione di un periodo di prova e di specializzazione
prima della selezione finale, perché permette anche alle amministrazioni locali di affidare alla Scuola Nazionale di Amministrazione come agenzia centrale la selezione dei propri dirigenti. Però non sono importanti tanto i particolari delle metodologie di selezione, che possono e debbono forse essere ancora più innovate. È importante che la nuova normativa preveda che il processo di selezione debba essere regolare e continuo, affidato a un piano triennale di reclutamento fondato sulle analisi degli organici, delle posizioni e delle competenze che dovranno essere ricoperte. Osservo soltanto, in chiusura di queste poche parole, che le innovazioni contenute in queste norme esistenti giacciono tuttavia ancora completamente inattuate, anche se si offrono un quadro di maggiore flessibilità del sistema che consentirebbe di innestare facilmente le ulteriori innovazioni che sono necessarie per determinare una forte discontinuità che forse è necessaria. Io non voglio occupare ancora più tempo, i temi di discussione sono molti, ma verranno posti dai nostri relatori, e darei ora la parola al professor Tabellini per l'apertura, direi, per l'apertura vera dei lavori di questa giornata che la Scuola Nazionale di Amministrazione è felice di aver potuto ospitare. Grazie, mi alzo in piedi visto che la sala è così piena. Riuscite a sentirmi lo stesso? Sì. Allora mi risiedo. Va bene. Grazie per innanzitutto questa barriera. Sì, una barriera che ci separa. Innanzitutto buongiorno, grazie per essere così numerosi qui e soprattutto grazie alla Scuola Nazionale di Amministrazione, Presidente Pria, per l'ospitalità che ci sta dando. Grazie al Ministro Madia che ha trovato il tempo per essere qui con noi, ai relatori e ai discussants. Non devo spiegare, credo, a questa audience perché il tema che affrontiamo è così importante. Mi limito a fare un'unica osservazione. Io penso, come scrive il rapporto, che la sfida che abbiamo davanti per riformare la dirigenza della pubblica amministrazione non sia tanto una sfida di cambiare le regole, di cambiare le norme, ma di cambiare la prassi, la gestione effettiva. E per questo è così importante, siamo così contenti di aver l'opportunità di presentare questo rapporto davanti a chi avrà poi la responsabilità di gestire questa riforma, perché la sfida è nella attuazione e non nel cambiamento delle regole, non tanto nel cambiamento delle regole. Vorrei invece usare pochi minuti non per entrare nel merito del rapporto che sarà illustrato da Giovanni Valotti, ma per spiegare molto sinteticamente lo spirito di questa iniziativa. Questo rapporto è nato nell'ambito di un forum sponsorizzato dall'Università Bocconi e dall'EIEF, un forum di accademici e di esponenti della società civile, sulla base di una riflessione molto semplice, che è che in questo momento l'Italia vive davvero delle sfide particolari. La sfida principale è rilanciare la crescita, ma per rilanciare la crescita sappiamo che dobbiamo intervenire su tanti aspetti del modo in cui è organizzata la società, lo Stato, l'economia, e i problemi che abbiamo di fronte non sono solo dei problemi politici, sono anche dei problemi tecnici, e per risolvere questi problemi tecnici siamo convinti che sia fondamentale avvalersi del contributo di tutti, anche della società civile, anche dell'Accademia, e per questo queste due istituzioni hanno investito in questa iniziativa, cercando di imparare anche dalle best practices internazionali. I problemi che abbiamo di fronte sono comuni a molti paesi, altri hanno fatto dei passi avanti per risolverli prima di noi, e nella preparazione di questi rapporti si è fatto uno sforzo particolare per ospitare delle discussioni o in Bocconi o all'EIEF che vengono, in cui vengono invitati anche esponenti delle autorità del mondo accademico, delle istituzioni dei paesi
che secondo noi sono avanti nella risoluzione di alcuni di questi problemi. Questo forum è guidato da un comitato di indirizzo composto da queste persone che vedete qua in questa slide. Come vedete ci sono sia accademici che esponenti dell'industria e di altre istituzioni. Questo è il quarto rapporto che viene scritto. I precedenti nell'arco dell'ultimo anno sono stati formulati uno sul problema della crescita in generale, uno sul mondo del credito, uno sulla riforma della scuola, sono stati pubblicati come e-books del Corriere della Sera e oggi credo che esca l'e-book di questo rapporto scritto appunto da Giovanni Valotti e da Nicola Bellè. Ce ne sono altri in preparazione, uno sulle telecomunicazioni, uno sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e poi altri a venire. E ripeto, concludendo, lo spirito di questi rapporti è che è fondamentale il contributo di tutti e proprio per questo abbiamo voluto presentarlo qua davanti a voi. Ringrazio ancora per questa opportunità e ci sarà spazio sicuramente dopo la discussione dei discussants per interventi generali e ci aspettiamo di imparare anche da voi. Grazie per l'attenzione e grazie. Adesso il professor Valotti ci illustrerà la proposta. Siamo in attesa. Grazie, buongiorno a tutti, anche da parte mia i ringraziamenti ai discussanti innanzitutto, e non solo quelli presenti ma quelli che ci hanno aiutato nelle diverse fasi di elaborazione di questo rapporto a configurare la proposta. Questo è un lavoro che risale, quindi vede i suoi inizi circa 10 mesi fa, quindi non è una proposta dell'ultima ora, è il risultato di un processo articolato. Quindi grazie davvero a tutti quelli che ci hanno aiutato ad affinare le nostre idee. Grazie anche al Ministro che è qui presente, un Ministro che ascolta è già una buona notizia per il Paese. Non è proprio un caso unico, ma non è neanche la regola. E benvenuta anche alla bimba del Ministro, credo che oggi si è annoierata al punto che non rischia di nascere, quindi dormirà sonni tranquilli, almeno lei. Io cercherò con Nicola Bellè di condensare la presentazione della nostra proposta in massimo 45 minuti per dare spazio di scarsa. Mi scuso, ma meno di così non riusciamo a fare perché la proposta è abbastanza articolata e quindi richiede di essere spiegata nel merito. Vorrei però fare due premesse quasi di valore, mi permetto di dire. La prima, la nostra proposta si muove da una conoscenza specifica del contesto italiano. Quindi nel nostro documento ci sono tanti esempi stranieri, italiani, francesi, coreani, di Singapore, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, ma la nostra proposta è pensata per l'Italia, quindi non è l'importazione di un modello straniero, ma è, come dire, conoscere il mondo per fare qualcosa di utile per il nostro paese. Secondo punto, è una proposta circoscritta, noi non abbiamo voluto fare una proposta di riforma della dirigenza pubblica, ma abbiamo voluto fare una proposta operativa sulla dirigenza delle amministrazioni centrali, quindi i 2.800 e passa dirigenti che oggi popolano i ministeri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infine, la proposta va veloce sullo status quo, la mia presentazione andrà veloce sullo stato dell'arte, che presumo tutti i presenti conoscono e su cui non vorrei insistere. Soprattutto è una proposta che rifugge l'approccio mediatico che sta interessando la dirigenza pubblica in queste ore e giorni. Non ci interessa, noi non siamo giornalisti, siamo ricercatori, spero, seri, e quindi non abbiamo preconcetti o a priorismi negativi o positivi che siano sulla dirigenza pubblica. Noi abbiamo un obiettivo che è migliorare nel tempo la qualità della dirigenza pubblica e per questo obiettivo abbiamo pensato alle nostre proposte, non per altro. E infine abbiamo fatto un grande sforzo di realismo, ovvero il tentativo di combinare innovatività della proposta e fattibilità della proposta, peraltro in tempi veloci, perché la velocità è la terza caratteristica che dovrebbe interessare l'attuazione di queste proposte. Non è niente più che un contributo sicuramente migliorabile che noi mettiamo nel dibattito, certi che
chi vorrà raccoglierlo saprà migliorarlo, quindi con tutta anche l'umiltà che ci vuole, laddove si fanno delle proposte, tanto più le proposte hanno la pretesa di essere minimamente fondate e serie. Ciò detto, partiamo velocemente, io farò una breve introduzione, poi Nicola Bellevi illustrerà un po' di dati quantitativi e riprenderò io la parola poi nell'illustrazione dei 10 punti che qualificano le nostre proposte. Li abbiamo numerati per semplicità, così vi orientate anche voi meglio nell'illustrazione. Punto di partenza, perché una proposta sulla dirigenza e perché dei ministeri? Sono cose scontate, veramente lascio a voi la lettura. La qualità delle policy dipende dalla dirigenza e dipende sia in negativo che in positivo, non dipende solo dalla politica. Il contributo dei dirigenti nella definizione delle policy è fondamentale. In secondo luogo, i dirigenti hanno una responsabilità decisiva nell'attuazione delle politiche e noi siamo il paese in cui le politiche non vengono attuate e le leggi non vengono attuate. La dirigenza pubblica è fondamentale nel promuovere o nell'ostacolare il cambiamento, quindi non si cambia un'organizzazione se la dirigenza non vuole cambiare, non dà un contributo al cambiamento. E infine, attenzione, che il ruolo della dirigenza è fondamentale nel qualificare il civil service nel suo insieme, quindi l'insieme dei 3 milioni e 300 mila dipendenti pubblici che lavorano in questo settore. Nodi irrisolti, ahimè, storici. Il primo fra tutti, e lo sappiamo bene, rapporto politica e management. Vedo il presidente Cardani tra le fila, che ha una lunga esperienza internazionale, gli inglesi la chiamano la never ending story, cioè una storia senza fine. Okay? È una storia senza fine con approcci molto diversi. C'è chi pensa che i dirigenti siano in balia della politica, c'è chi pensa che la politica sia sotto scacco dei dirigenti, c'è chi pensa che politici e dirigenti siano collusi per fare cose che non riguardano l'interesse pubblico e il bene del cittadino. Noi speriamo che politici e dirigenti siano alleati per l'interesse pubblico, e questo è il nostro punto di partenza. È chiaro che non si può affrontare un tema come la riforma di dirigenza senza affrontare questo tema della qual è il grado di autonomia che devono avere i dirigenti e qual è l'equilibrio che deve essere ricercato tra l'autonomia del dirigente, l'indipendenza di giudizio e l'inamovibilità del dirigente. Però noi in periodi storici diversi abbiamo o dirigenti pubblici troppo inamovibili o dirigenti pubblici troppo dipendenti dai voleri della politica. Credo che entrambi gli estremi siano sbagliati e la nostra proposta cerca di trovare un equilibrio tra questi due estremi. Secondo punto, la tipologia del rapporto di impiego e quindi che tipo di contratto di lavoro devono avere i dirigenti pubblici, le competenze e i contenuti di lavoro dei dirigenti. Queste sono due cose di cui delle competenze un po' si parla, dei contenuti di lavoro nessuno parla. Noi siamo convinti oggi che ci siano tanti dirigenti che non fanno il dirigente, cioè che nelle loro 8, 10, 15 ore di lavoro fanno un mestiere che non è quello di dirigere. E su questo bisogna lavorare se vogliamo qualificare la classe dirigente. E infine i sistemi di gestione, dal reclutamento alla selezione, all'inserimento, alle promozioni, i sistemi di retribuzione, i sistemi premianti, eccetera, eccetera, eccetera. Il nostro documento si focalizza su una cosa specifica, la dirigenza dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tre motivi. Perché il nostro modo di vedere è la dirigenza che più di ogni altro influenza le politiche dei governi e quindi i destini dei paesi. In secondo luogo perché il modo migliore per non fare riforme è fare riforme generali. E noi facciamo una proposta specifica che riguarda una famiglia professionale che opera in un certo contesto e questo secondo noi dà più concretezza alla proposta. Terzo che le dirigenze dei ministeri dovrebbero, come dire, costituire esempio per tutti gli altri dirigenti che operano nel pubblico e quindi potrebbero avere un effetto che noi abbiamo chiamato volano rispetto agli altri. L'obiettivo di fondo è per noi ambizioso ed è quello di creare nel tempo una classe dirigente di respiro europeo, che non vuol dire assimilata ai burocrati di Bruxelles, che non ho capito se sono migliori o peggiori dei nostri burocrati, ma semplicemente una classe dirigente capace di interagire in Europa con apertura e propensione internazionale, ad eccezione di alcuni ministeri. I nostri dirigenti hanno, per storia, tradizione, contenuto di lavoro, un approccio secondo noi ancora troppo domestico, che si qualifichi per le proprie competenze distintive anche nel confronto
con colleghi di altri paesi e nell'interazione con i dirigenti dell'Unione Europea con cui si ha sempre più a che fare. In questo, permettetemi, c'è un po' di orgoglio italico. Noi vorremmo che i dirigenti dei ministeri italiani fossero i migliori dirigenti dei ministeri in Europa. Qual è il contesto da cui partiamo? Non è che non è stato fatto nulla negli ultimi 25 anni, abbiamo qua un ex ministro che ha fatto tanto da questo punto di vista, insomma, i tre ministri che più hanno fatto, secondo me, sono Sabino Cassese, Franco Bassanini e più recentemente Brunetta, con approcci diversi, con logiche diverse, ma hanno provato a cambiare lo status quo e alcune cose sono state fatte e sono successe. È stata sancita la separazione tra ruolo della politica di indirizzo e ruolo del management sulla gestione. Io credo che dal punto di vista giuridico, di più, mi affido ai giuristi, ma io faccio fatica a immaginare che si possa fare qualcosa di più attraverso le norme, più di quello che c'è scritto oggi nelle norme, ovvero che i politici indirizzano e controllano, i dirigenti gestiscono. Io non so cosa si possa scrivere, e questo è un tema. Le retribuzioni, tema attuale su cui ritorno dopo nelle proposte. Allora, le retribuzioni sono innegabilmente cresciute negli ultimi 20 anni, portando i dirigenti pubblici a livello delle retribuzioni dei dirigenti d'impresa. Che sia una buona o cattiva notizia, ne parliamo dopo. È chiaro che si è colmato quindi il gap col privato e per contro si è ampliato il gap col resto dei dipendenti. Oggi il moltiplicatore dello stipendio dei dirigenti rispetto a quello di un dipendente non dirigente è più alto. E questa è una cosa che è successa. Ci limitiamo a dire che è successa, poi diremo cosa ne pensiamo. Il numero dei dirigenti è cresciuto costantemente per 20 anni, secondo noi in modo anomalo, non solo nelle amministrazioni centrali ma anche a livello regionale e locale. Però quello che è successo, vi mostrerà Nicola Bellè, che negli ultimi 5 anni il numero dei dirigenti ha cominciato a scendere, a decrescere, a diminuire. La stabilità del rapporto di lavoro è di fatto assicurata, pur a fronte di norme che assolutamente consentono oggi il licenziamento di un dirigente. Non è vero che un dirigente non sia licenziabile, ma non viene licenziato. Nicola Bellè vi farà vedere un dato, che mi scuso se anticipo Nicola, negli ultimi 5 anni, dei 3.800 dirigenti dei ministeri diventati oggi 2.800 rotti, 3.000 persone c'è stato un licenziamento. Nello stesso periodo, se prendiamo un campione di 3.000 dirigenti di imprese, io credo che ci siano stati 1.000 licenziamenti. Sono sbagliati 1.000 licenziamenti, purtroppo sono indotti dalla crisi, o da demeriti, così come è sbagliato però che statisticamente possa esserci un caso di licenziamento su 3.000 persone. La mobilità all'interno del settore pubblico tra dirigenti è assolutamente nulla, pressoché inesistente. C'è in realtà una mobilità volontaria legata a due fenomeni: le retribuzioni, i dirigenti vogliono andare dove si guadagna di più, tipicamente il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura o la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vi faremo vedere i dati, oppure la mobilità è legata da chiamate fiduciarie, cambiano i politici e si portano attorno le persone di maggiore fiducia. Non c'è una mobilità legata ai percorsi di carriera, non c'è una mobilità legata ai meriti, non c'è una mobilità legata alle esigenze organizzative. I meccanismi di responsabilizzazione continuano ad essere più centrati sugli aspetti amministrativi che sui risultati. Oggi un dirigente pubblico rischia molto per il danno erariale, ne riparleremo, rischia poco se non porta a casa il risultato. Finché c'è questo sistema di responsabilizzazione, l'orientamento ai risultati resterà una cosa scritta nei libri di management e in qualche legge, ma che nei fatti non si verificherà mai. Quale classe dirigente ci restituisce una stagione di 25 anni di riforme? Devo dirvi che la risposta più onesta dal punto di vista scientifico è che non lo sappiamo. Però c'è un clamoroso deficit informativo. Quali sono i dati che oggi abbiamo a disposizione? Alcuni dati quantitativi, che vi illustrerà subito Nicola Bellè, e poi c'è una nebbia assoluta, direi quasi un vuoto al limite dell'imbarazzante, su le competenze che queste 2.800 persone davvero hanno, i contenuti di lavoro che svolgono, le esperienze che hanno maturato e i risultati conseguiti. Dopo il 150 è stato sancito l'obbligo di pubblicare i curricula dei dirigenti
Però attenzione, una cosa è pubblicazione dei curricula fatti in modo disomogeneo, non certificati, in cui uno mette quello che vuole, eccetera, eccetera. Altra cosa è avere un moderno data warehouse su competenze, esperienze e risultati prodotti dai dirigenti nella loro carriera sui dati di mobilità, e questi si intrecciano, diciamo, con i dati quantitativi, che sono quelli anagrafici, che sono quelli delle differenze di genere, tutti importanti. Quindi la prima informazione è che non abbiamo informazioni, e questo è un bel problema se si vogliono fare le riforme, perché troppo spesso negli ultimi anni si sono fatte le riforme senza conoscere, e questo è un limite delle riforme. Ci ho detto, cerchiamo di capire cosa conosciamo, e quindi Nicola Bellè adesso velocemente vi illustra l'analisi dei dati quantitativi che a partire dal database della Ragioneria Generale dello Stato abbiamo fatto per questo rapporto. Grazie Giovanni, ovviamente mi associo sì, ai ringraziamenti di Giovanni Valotti, a tutti coloro che hanno fornito fino a questo punto dei commenti e a tutti coloro che parteciperanno al dibattito di oggi. A supporto delle proposte, il rapporto contiene una ricognizione delle caratteristiche della dirigenza ministeriale. Le analisi presentate si basano sui dati del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato. A questo proposito vorrei ringraziare in particolare Giovanni Crescenzi per la continua collaborazione e prontezza nel rispondere a tutte le nostre moltissime richieste di chiarimenti. Il periodo considerato va dal 2007 al 2012, che è l'ultimo anno per il quale erano disponibili i dati al momento delle analisi. Ovviamente rimando al rapporto per tutti i dettagli sui criteri di calcolo e di inclusione delle voci. Il rapporto presenta delle analisi a diversi livelli di aggregazione, in particolare in linea di principio tutte le analisi sono state replicate su ministeri, separatamente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e poi su un set di dati aggregato che include sia i ministeri sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La tabella che vi sto mostrando riporta alcune delle analisi che abbiamo condotto. Nella colonna di sinistra in particolare vedete alcune delle variabili che abbiamo osservato sull'arco temporale tra il 2007 e il 2012, nel dettaglio il numero di dirigenti con il dettaglio del numero di dirigenti di prima fascia. Il numero medio di dipendenti per dirigente, la presenza di dirigenti di genere femminile, anche qua con il dettaglio relativo alla dirigenza di prima fascia, la percentuale di dirigenti ministeriali in possesso di un diploma post laurea, di un titolo post laurea, poi ci sono alcuni dati anagrafici, età media, anzianità media di servizio, la percentuale di dirigenti a tempo determinato, la percentuale di dirigenti in mobilità temporanea e alcuni dati retributivi. Ovviamente rimando al rapporto per i dettagli. Nelle slide successive vorrei solo porre l'attenzione su alcuni estratti di queste analisi. Intanto la dinamica aggregata del numero di dirigenti, come vedete dal grafico in alto a sinistra, tra il 2007 e il 2012 c'è stata una riduzione di 623 dirigenti, quindi circa il 18% dei dirigenti in servizio presso i ministeri e la presidenza. Per quanto riguarda il dettaglio della prima fascia, la riduzione è stata di circa il 15%. Questa dinamica rispecchia in realtà un trend comune alle amministrazioni di altri comparti. Per fare alcuni esempi, nello stesso periodo il numero di dirigenti delle regioni a stato ordinario è diminuito del 13%, il numero di dirigenti dei comuni di circa il 20% e il numero di dirigenti delle province di circa il 31%.
Il grafico in alto a sinistra riporta per gli anni considerati nelle analisi il numero medio di dipendenti per dirigente, si nota un incremento di circa 4 unità. La spiegazione è che la riduzione del numero di dirigenti, quindi il meno 18%, è stata più marcata rispetto a una riduzione che pure c'è stata di circa l'11% sui non dirigenti. Il grafico in basso a destra riporta la percentuale di dirigenti con contratto a tempo determinato e si nota una flessione di circa 3 punti percentuali sui 5 anni. In alto a sinistra potete vedere l'andamento dell'età media, in questo caso abbiamo avuto una riduzione di circa un anno e mezzo, che è in controtendenza rispetto a un incremento di circa 2 anni nell'età media del personale non dirigente. In basso a destra trovate il dato dell'anzianità di servizio. Adesso una nota positiva sicuramente, il grafico in alto a sinistra riporta la percentuale di dirigenti di genere femminile, la linea più alta si riferisce al totale della dirigenza e notiamo un incremento di 8 punti percentuali da 35% nel 2007 al 43%, questo incremento è pari quindi a un aumento del 23% dell'incidenza femminile. Il dato interessante è che questo incremento è ancora più marcato se consideriamo solo la prima fascia dirigenziale, dove l'incidenza femminile è aumentata di circa il 40%. Il grafico in basso a destra vi mostra la percentuale di dirigenti in possesso di un titolo post laurea, in questo caso non si notano grosse variazioni e ci attestiamo attorno al 9%. In alto a sinistra trovate il dato aggregato delle retribuzioni lorde medie per tutti i dirigenti di ministeri e presidenza del Consiglio. Sull'arco di 5 anni tra il 2007 e il 2012 notiamo un incremento di circa il 5,5% nominale con delle retribuzioni lorde medie che si attestano oggi attorno ai 100.000 euro. Il grafico in basso a destra riporta invece l'incidenza media della retribuzione di risultato, che ovviamente è un dato che non ci dice quanto effettivamente questa componente retributiva sia nella sostanza collegata ai risultati. I dati medi che vi ho mostrato ovviamente mascherano, nascondono disomogeneità e differenze anche piuttosto marcate tra posizioni diverse all'interno del medesimo Ministero di Castero e tra strutture diverse. Questa tabella riporta in blu le retribuzioni medie dei dirigenti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei ministeri. Le differenze che possiamo notare in questo range di circa 50.000 euro sono solo in parte spiegate da una differente incidenza dei dirigenti di prima e seconda fascia nelle diverse strutture. E lo vediamo se andiamo al dettaglio dei soli dirigenti di prima fascia. In questo caso, anche in questo caso in blu trovate indicato la retribuzione totale e in rosso la retribuzione in valore assoluto, la retribuzione media di risultato. In questo caso vedete un range di 87.000 euro. Infine lo stesso dettaglio, in questo caso per la dirigenza di seconda fascia, il range qua è tra i 76 e i 108.000 euro, quindi una certa dispersione, e notiamo come nei casi precedenti anche differenze marcate nella quota di retribuzione collegate al risultato che nei tre grafici che vi ho mostrato varia tra il 3% e il 24% della retribuzione totale. Qui ovviamente è necessario un chiarimento,
la retribuzione di risultato, l'ammontare della retribuzione di risultato non ci dice quanto effettivamente questa sia collegata ex post a una valutazione delle performance. Infine, alcuni estratti ulteriori delle nostre analisi. In alto a sinistra trovate un dato relativo alla mobilità temporanea, quindi all'utilizzo di istituti quali il comando e distacco. La linea più in basso in particolare ci dice la percentuale di dirigenti che al momento della rilevazione ogni anno risultano distaccati o comandati presso altri enti. In basso a destra invece troviamo il dato relativo alla percentuale di dirigenti che escono per pensionamento. Come anticipato da Giovanni Valotti, il conto annuale del personale per il periodo 2007-2012 riporta un caso di licenziamento. Questa tabella è il dettaglio per la sola presenza del Consiglio dei Ministri della tabella iniziale che vi ho mostrato. Vorrei soffermarmi solo su alcuni estratti, ancora rimandando al rapporto. Questi dati ci indicano che la presidenza del Consiglio dei Ministri si discosta dalle altre strutture per una serie di motivazioni e per le tipicità funzionali e istituzionali. In aggregato il numero dei dirigenti nell'arco di tempo che abbiamo considerato è diminuito di circa l'11% e in controtendenza rispetto ai dati che abbiamo visto prima abbiamo avuto un incremento del 6% dei dirigenti di prima fascia. Il dato mostrato nel grafico a destra, il numero di dipendenti per dirigente, si discosta in modo significativo da quello dei ministeri, che è di circa 61 dipendenti per dirigente, e si attesta attorno a 7 dipendenti per dirigente. Infine, in basso a sinistra trovate l'indicazione della percentuale di dirigenti di genere femminile. Vedete che il valore assoluto nella presidenza del Consiglio dei Ministri è più alto rispetto a quello che abbiamo riscontrato nel dato aggregato, la variazione negli ultimi anni non è così marcata come nei dati aggregati. Lascio la parola a Giovanni Valotti. Grazie, veniamo alle proposte nei 20 minuti che ci restano a disposizione. Allora, il punto di partenza è perché noi proponiamo questa riforma della dirigenza dei ministeri. E qui il punto di partenza dei nostri ragionamenti è superare valutazioni sommarie sulla qualità della dirigenza delle amministrazioni centrali, che, come abbiamo cercato di spiegare, non hanno fondamento empirico in analisi puntuali delle competenze, dei contenuti di lavoro, dei risultati prodotti dai dirigenti. Però è altrettanto vero che, osservato dall'esterno questo comparto del settore pubblico, si ha un'idea di un comparto un po' bloccato. Quindi noi siamo partiti da questo presupposto. L'obiettivo delle nostre proposte è sbloccare un settore per dare libero spazio alle affermazioni delle persone più capaci e competenti. Quindi è, nella nostra idea, una proposta di riforma nell'interesse della dirigenza, ovviamente di quella dirigenza che è in grado di mettere in campo qualità professionale, motivazione e capacità, con l'obiettivo di innalzare nel tempo la qualità della dirigenza nel suo complesso. Obiettivi generali, guardate le parole in grassetto per andare veloci. Semplificazione della disciplina della dirigenza, qualificazione delle competenze sia sul fronte tecnico specialistico che su quello manageriale gestionale, internazionalizzazione della dirigenza, rafforzamento della responsabilità della dirigenza sull'attuazione delle politiche e sui risultati, introduzione di maggiore flessibilità nella gestione della dirigenza, promozione della mobilità interna e tra amministrazioni centrali e tra altre amministrazioni, valorizzazione dei meriti
Molto importante, a nostro modo di vedere, le ultime due condizioni, fin qua cose già dette, creare condizioni più favorevoli al mestiere del dirigente, cioè creare un ambito di lavoro che permetta al dirigente di muoversi prendendosi la responsabilità delle cose che fa. Oggi spesso il dirigente è troppo vincolato da un intreccio di norme, condizionamenti giuridici, politici, prassi consolidate e di altro tipo che gli impediscono quindi di esprimere le proprie capacità di dirigente. E infine, noi a questo crediamo molto, favorire l'accesso alla dirigenza di giovani fortemente motivati, di alto potenziale e qualitativamente molto selezionati, che fa parte del rinnovamento di tutte le professioni. Il metodo per noi è molto importante, perché è un metodo un po' diverso dalle precedenti riforme. Allora, a nostro modo di vedere, quando ci siamo chiesti da dove partire, noi abbiamo detto partiamo dal fondo, cioè immaginiamoci la dirigenza che vorremmo, cioè immaginiamoci quali sono le caratteristiche che vorremmo avessero queste 2800 persone e poniamoci degli obiettivi per capire in quanto tempo e con quali modalità possiamo arrivare dalla situazione attuale alla dirigenza che vorremmo. E il nostro rapporto non a caso si intitola La dirigenza pubblica che vogliamo, okay? Che vogliamo noi, poi i policy maker diranno la loro, quindi è un contributo, come dicevo, al dibattito. Quindi la definizione di obiettivi di policy è il primo punto, la seconda un pacchetto integrato di servizi, quindi non solo norme ma azioni su vari fronti, e infine un ragionamento sulle condizioni fondamentali perché le cose succedano. Quindi perché non rimanga l'ennesima riforma di carta, come sono state molte delle riforme del pubblico negli ultimi anni. Ecco, obiettivi di policy, vorrei darvi l'idea che sono cose, dal nostro punto di vista, molto concrete, e ve li elenco. Sono quelli giusti, sono attendibili, come li avete costruiti? Li abbiamo costruiti a partire dall'analisi della situazione in essere, guardando un po' al resto del mondo, pensando a quel che dovrebbe diventare la dirigenza, valutando anche la fattibilità di questi obiettivi, cioè che siano realisticamente raggiungibili. E noi ci siamo detti, la nostra proposta, che buttiamo in pasto alla discussione, nell'arco di 5 anni riduzione di almeno il 10% dei dirigenti in servizio, nell'arco di 5 anni turnover di almeno il 30% dei dirigenti in servizio e nell'arco di 10 anni di almeno il 50%. Non so se è chiaro questo, 2800 dirigenti, a 10 anni 1400 sono facce nuove, cioè persone che oggi non fanno i dirigenti nei ministeri. E perché? Perché siamo convinti che solo attraverso un ricambio massiccio delle persone sia possibile cambiare le organizzazioni e che non basti l'innesto di pochi giovani di alto potenziale. Il mestiere che fa la SNAC col corso concorso tutti gli anni mettendo 25-30 ragazzi di grandissimo valore, meritorio, ma 25-30 ragazzi di grandissimo valore non cambiano la realtà di 2900 persone, è inevitabile. Prima che il Premier Renzi si agiti, dico al Ministro, non è che diciamo ci vogliono 10 anni per cambiare le cose, noi diciamo se qualcuno sposerà questa proposta, da lunedì ci sono da mettere in atto delle cose perché nell'arco di 5-10 anni i tempi possono essere accorciati, però in un arco ragionevole si arrivi a questo cambiamento. Altri obiettivi, riduzione dell'età media a 45 anni, riduzione dell'anzianità di servizio a 15 anni, almeno il 30% di dirigenti con meno di 40 anni e 10 anni di anzianità di servizio, bilanciamento tra dirigenti laureati in diverse discipline, con non più del 30% di dirigenti con lo stesso diploma di laurea. Quindi noi non diciamo gli economisti sono migliori dei giuristi, io personalmente non lo penso, io non riuscirei a far nulla da solo senza l'aiuto di un giurista. Io credo che un giurista supportato da un buon economista o da un ingegnere o da un esperto di politiche sociali potrebbe scrivere delle leggi migliori. Vero è che la complessità dei problemi che deve affrontare il settore pubblico presuppone una interdisciplinarità delle competenze che oggi non è espressa dalla dominanza di una delle lauree su tutte le altre lauree, quindi dalla formazione prevalente dei dirigenti pubblici oggi. Almeno il 50% dei dirigenti con specializzazione post laurea colpisce questo dato. Ha fatto vedere Nicola Belè, il 9% dei dirigenti pubblici dopo la laurea si specializza
è come se si studiasse per fare il concorso, una volta passato il concorso, ormai nelle imprese multinazionali ormai non diventi dirigente se non hai un MBA in una delle migliori università del mondo. Nessuna multinazionale mette in posizione di responsabilità persone laureate, punto. In questo il pubblico è in ritardo. Almeno il 50% dei dirigenti con un'esperienza internazionale di almeno 2 anni la possono fare prima di diventare dirigente, la possono fare mentre sono dirigenti, ma che alla fine, se dirigenti sono, abbiano visto il mondo. Almeno il 10% di dirigenti con cittadinanza comunitaria non italiana. Aumento della quota di dirigenti con esperienza in più di un ministero, almeno il 50%, quindi almeno la metà dei dirigenti che abbiano fatto dirigente in almeno 2 ministeri. Almeno il 20% di dirigenti con esperienza di lavoro in altri ambiti del settore pubblico, regioni e autonomie locali in primis, di almeno 2 anni. Almeno il 10% di dirigenti con esperienza di lavoro in organizzazioni sovranazionali o di altri paesi europei. Mobilità pubblico-privato da almeno il 20%. E poi meccanismi di selezione carriera ispirati ai principi della affirmative action, ovvero della tutela delle differenze di genere, di religione, di qualunque natura all'interno delle organizzazioni. Come arrivare a questo tipo di dirigenza che a noi piacerebbe ci fosse? Bisogna fare 2 cose, gestire lo stock dei 2.800 e passa persone che oggi sono dirigenti dei ministeri e poi gestire i flussi in entrata e in uscita di queste persone. Come? Noi ci siamo interessati di queste cose. Revisione del sistema di inquadramento, il reclutamento, la selezione, il sistema di inserimento degli incarichi, la valutazione, le politiche retributive, la mappatura delle competenze e le responsabilità. Scusate la velocità e vado sulle proposte. Proposta numero 1, revisione del sistema di inquadramento. Cosa proponiamo? Noi proponiamo ruolo dirigenziale unico, quindi abolizione della distinzione tra prima e seconda fascia dirigenziale. Le motivazioni sono molte, principalmente quella di dare flessibilità. Non è una novità, devo dire che regioni ed enti locali hanno da tempo abolito il doppio livello dirigenziale ed oggi lavorano con una fascia dirigenziale unica. E non è successo nulla di drammatico, anzi si è data finalmente opportunità a quelli bravi di accedere a posizioni di responsabilità in modo più flessibile e veloce. Incarichi tutti temporanei, come già sono adesso, che noi distingueremo però su 3 famiglie, top manager o dirigenti generali se vi piace di più, ma che non è una qualifica, è un incarico, middle manager o dirigenti e junior manager. Ci piacerebbe che ci fosse sempre nel tempo un equilibrio tra queste 3 figure, cioè che fatta 3.000 la famiglia dei dirigenti, non più del 10% fosse fatta da dirigenti con incarico top, circa il 60% fosse fatta da incarichi middle e almeno il 30% fosse fatta da giovani nuove, di prima emissione con tanta voglia di fare, un po' di inesperienza, un po' di sana ingenuità, che a volte aiuta a cambiare le cose. L'altra novità importante che proponiamo, noi abbiamo visto tanti dirigenti, li conosciamo, che hanno la qualifica di dirigente e di mestiere non fanno il dirigente, semplicemente non gestiscono 1 euro e non gestiscono 1 persona. Allora, queste persone a volte hanno una specializzazione professionale tale da non essere riducibile al rango di funzionario. Vuol dire, hanno una qualità professionale paragonabile a quella di un dirigente, ma non sono dirigenti. E allora perché nel nostro ordinamento non prevedere, come avviene in altri ordinamenti, un ruolo che all'estero si chiama di professional, se non vi piace l'inglese, di specialista, che può essere pagato anche come un dirigente o quasi come un dirigente, ma non necessariamente deve avere il ruolo e le responsabilità di un dirigente e non da ultimo necessariamente deve avere un ufficio con dei dipendenti, cosa che invece succede sistematicamente ogni volta che è un dirigente. Rotazione e mobilità, noi proponiamo che siano di molto incentivati i principi di rotazione, quindi che tutti gli incarichi siano a termine, non rinnovabili per più di 2 volte e con un incarico che è triennale. E infine, livelli retributivi, questo è un tema molto delicato, in primo luogo omogenei. Le tavole che vi ha fatto vedere Nicola Bellè dal punto di vista gestionale sono incomprensibili, sono il risultato di una storia. Non sono il risultato di una scelta di politica della dirigenza. Decide il governo quale deve essere il livello retributivo giusto di un top manager dei ministeri, sia 305.000 euro, sia 250.000 euro, sia 800.000 euro. Non entro in questo dibattito, secondo me non è il punto qualificante delle nostre proposte. Decide il governo qual è il livello retributivo, ma poi che chiunque copre una posizione di top manager prenda quei soldi e chiunque copra una posizione di middle manager sappia che
che si diventa top manager guadagnerà quei soldi. E il junior manager, il giovane non laureato, il giovane neodirigente che arriva alla carica per la prima volta con grande entusiasmo di dirigente e dice: oh che bello, adesso cambia il mondo, sappia che guadagnerà 80.000 euro e tutti i junior manager guadagnino 80.000 euro. E la selva retributiva venga finalmente superata e abolita, perché è un segnale di chiarezza verso i dirigenti ed è un segnale di chiarezza verso i cittadini. E allora non c'è più bisogno di pubblicare le retribuzioni dei dirigenti sui siti, che è un aggravio burocratico incredibile. Si sa che un top manager ha quella retribuzione, un middle manager quell'altra, e un junior manager ha la terza. Seconda proposta, sistemi di reclutamento. Il reclutamento viene prima della selezione. Cioè, il reclutamento è quella cosa per attrarre le persone, cioè per far sì che ai concorsi di dirigente si candidino le persone più brave e non quelli che leggono la Gazzetta Ufficiale o quelli che sono già funzionari del settore pubblico. Come fare questo? Non solo con la Gazzetta Ufficiale. Cioè, io sono per pubblicare gli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, sono per pubblicare gli avvisi sul sui siti del Ministero, della Presidenza del Consiglio, eccetera. Però guardate cosa fanno in altri paesi. Questo è il portale US Jobs, che è il portale di reclutamento dell'amministrazione federale degli Stati Uniti. Voi mettete una keyword, che vuol dire mettete responsabile finanziario, dite che volete lavorare in Texas, vi vengono fuori le posizioni aperte in Texas per responsabile finanziario nel pubblico e voi applicate, ovvero fate domanda inviando il curriculum online, e da lì parte il processo di selezione. Attenti, negli ultimi 3 anni 17 milioni di utenti negli Stati Uniti hanno utilizzato questo portale. Vuol dire che questo genera un dialogo tra mercato del lavoro e pubbliche amministrazioni, non solo, ma questo portale poi è presente su tutti i principali social network. Voi trovate questa cosa su Twitter e trovate questa cosa su Facebook. Torno indietro. L'employer branding è quella cosa che qualifica l'offerta, cioè perché mai dovrei andare a lavorare nel settore pubblico? Allora, le pubbliche amministrazioni comunicano che è un bel lavoro fare il dirigente in un ministero. Vi faccio vedere cosa fanno in Inghilterra. In Inghilterra c'è un programma famoso che si chiama Fast Stream, è un programma per giovani laureati, potrebbero essere i nostri junior manager, è uno dei programmi più appetiti in Inghilterra. L'anno scorso ha avuto 30.000 candidati per 654 persone selezionate. Il Times ha giudicato il Fast Stream tra i 5 posti di lavoro migliori della Gran Bretagna. In Italia c'è una classifica che fa un'organizzazione che si chiama Great Place to Work, che classifica le migliori aziende in cui andare a lavorare. Nei primi 100 posti non c'è una pubblica amministrazione o un'impresa pubblica. Noi abbiamo un deficit di comunicazione e di credibilità verso il mercato del lavoro che allontana le persone capaci dal pubblico, e questo è un limite grandissimo dei processi di recruiting nel pubblico. Torno al punto. Ricorso ad agenzie specializzate per il reclutamento di figure professionali strategiche. Si può spendere un po' di più per fare i concorsi, per le posizioni chiave, secondo noi. Non siamo convinti che la commissione di concorso, così come configurate oggi, con 3 esperti esterni o qualcosa di simile, sia nel modo più professionale per selezionare le persone. Parliamo poi della selezione, io non sono convinto che il concorso pubblico, così come è fatto oggi, ci consenta di scegliere i migliori, e questo è un problema. E infine noi puntiamo molto su percorsi riservati ai giovani ad alto potenziale, modello Fast Stream Gran Bretagna. Terza proposta, quindi cambiare le modalità di reclutamento, la seconda. Modalità di selezione per i nuovi inserimenti, questa è forse la cosa un po' più innovativa. Noi proponiamo un percorso a più fasi. Ci siamo ispirati in questo molto all'esperienza dell'Unione Europea. Sostanzialmente noi prevediamo che innanzitutto ci sia un'abilitazione attraverso quello che abbiamo chiamato un competency passport, chiamatelo come volete, in italiano potrebbe essere un'abilitazione, una patente per fare il dirigente del settore pubblico, rilasciato con il metodo EPSO. Cos'è il metodo EPSO? Che è un'esperienza ormai consolidata a livello di Unione Europea,
che sostanzialmente prevede una prima fase di preselezione in cui le competenze delle persone vengono valutate attraverso test a computer in centri autorizzati. Quindi si possono fare in centri autorizzati in date definite senza fare il concorso pubblico con 3.000 persone in un palazzetto dello sport. Questo attesta le conoscenze, quelle che noi attestiamo nei concorsi pubblici, cioè che uno conosca il diritto, che sappia far di conto, che abbia capacità logiche di comprensione, che è esattamente quello che noi chiediamo quando facciamo fare le prove scritte e quando estraiamo le domande a sorte nei concorsi pubblici dal bussolotto per garantire l'imparzialità. Io non voglio offendere nessuno, ma questo metodo di selezione, secondo me, offende i dirigenti pubblici, quelli bravi, perché non è in questo modo che si può selezionare la classe dirigente di un'organizzazione. L'EZO fa questa fase 1 di preselezione e poi tra chi supera la preselezione comincia una fase di specializzata di selezione in un assessment center che dura giorni. Non è la prova per cui ti convoco, hai 2 ore per fare gli scritti e 1 ora per fare la prova orale. Dura giorni e guardate cosa va a verificare. Se selezioni dirigenti va a verificare le competenze manageriali. Non si preoccupa più che uno sappia di urbanistica, di sociale, di trasporti o di diritto. Queste cose le hanno già verificate prima. E allora lì vanno a vedere la capacità di analisi di soluzioni ai problemi, di comunicazione, l'orientamento ai risultati, capacità di definire le priorità, la flessibilità, la leadership e la capacità di lavorare in squadra. E lo fanno non facendo domande, ma mettendo le persone in situazioni di lavoro vere e vedendo come queste escono dai guai. Al termine di questa selezione le persone ricevono appunto un competency passport e per le persone selezionate questo passaporto diventa il loro curriculum, perché è una valutazione molto strutturata delle competenze che queste persone hanno dimostrato in fase di selezione. Allora noi ci immaginiamo che questo metodo, che peraltro è di un'istituzione, è sperimentato e a noi sembra dare dei buoni risultati, possa essere sperimentato anche nel nostro paese, quindi con una fase di abilitazione, una preselezione computer based con un test in un centro autorizzato, una selezione presso un assessment center della dirigenza che andrebbe creato, poi con un'autonomia dei ministeri nello scegliere dentro le persone che hanno superato la selezione, ok, le persone da assumere. Questo si può fare per chiamata diretta o tramite un ulteriore processo di selezione. Se vogliamo essere costituzionalmente, guardo i giuristi, tranquilli, possiamo dire che il Ministero dell'Ambiente mette a concorso 2 posti e fa una procedura di selezione riservata a coloro che hanno superato il test di. E questo è compatibile col dettato istituzionale che dice all'impiego, alla dirigenza pubblica si accede tramite concorso pubblico e non richiede modifiche. Poi il ministro, io lo chiamo sempre il ministro, il presidente Bassanini ci dirà se è vero o no, spero di sì, se non siamo noi. Proposta 4. Il sistema di inserimento di nuovi dirigenti, quindi le nuove assunzioni, che ovviamente noi ci auspichiamo che si facciano, se no il tutto non funziona. Attenzione, nel nostro sistema si possono fare nuove assunzioni riducendo la spesa per i dirigenti, perché noi col turnover del 50% assumiamo dirigenti giovani che costano meno, favorendo l'uscita di dirigenti anziani che vanno in pensione. Okay? Noi proponiamo che il primo contratto di lavoro diventi per tutti i nuovi assunti a tempo determinato di 3 anni, quindi che non ci sia più l'assunzione a tempo indeterminato e che poi dopo i primi 3 anni ci sia una distinzione di 2 percorsi di carriera, uno che abbiamo chiamato career, si potrebbe dire di ruolo, e uno non career. Non so, nelle università ci sono le posizioni tenure e le posizioni non tenure, okay? Ovvero che il percorso di 3 anni possa poi confluire in un impiego a tempo indeterminato, dopo che nei 3 anni si è dimostrato la qualità delle proprie competenze e i risultati prodotti, oppure possa scaturire in un nuovo contratto a termine rinnovabile. In questo presupponiamo l'eliminazione delle percentuali di dirigenza a tempo determinato, quindi l'abolizione del tetto dell'8 e del 10%, però a questo punto diventa un mercato aperto in cui le amministrazioni decidono se vogliono la percentuale di posizioni career e non career, e infine che ci sia un premio salariale per i dirigenti non career. Se io ti offro un contratto a termine, ti pago qualcosa di più di quello a cui pago
a cui offre un contratto a tempo indeterminato. Proposta 5, l'attribuzione degli incarichi. Qui c'è un tema delicatissimo perché in questo si gioca molto del rapporto tra politica e dirigenti e si gioca molto del premio del merito della competenza verso la valorizzazione dell'appartenenza. Devo sinceramente dirvi che nei 20 anni passati, se devo essere intellettualmente onesto, non possiamo dire che il meccanismo del concorso pubblico con tutte le sue regole non abbia determinato influenze politiche nella scelta della classe dirigente, perché questo non è assolutamente vero e lo sappiamo tutti. Allora, come neutralizzo questa cosa? Con un sistema di selezione, come abbiamo detto, più neutrale, più professionale, ex ante. E poi nel momento dell'attribuzione degli incarichi, con un modo nuovo di dare gli incarichi. Allora, per dare gli incarichi servono informazioni strutturate sui contenuti di lavoro dell'incarico, quello che in termine tecnico si chiama job evaluation, sulle competenze e requisiti necessari per coprire l'incarico, quello che in termine tecnico si chiamano job requirements, e infine sul profilo professionale ideale, quello che, come dire, combina, quindi quali sono le caratteristiche del candidato ideale per quei contenuti di lavoro per coprire quella posizione. Oggi si fa questa cosa nei ministeri. Guardate, io ho più di un amico nei ministeri che stimo molto e quando questi amici devono fare le nomine non sanno dove sbattere la testa, non sanno le competenze delle persone che hanno davanti, non sanno bene il mestiere che fanno. E questo non è un modo professionale di gestire i dirigenti in organizzazioni complesse e importanti come i ministeri. Poi, seconda proposta, azzeramento degli incarichi, di tutti gli incarichi alla scadenza. Noi proponiamo incarichi di 3 anni rinnovabili una volta, quindi massimo 6 anni. Azzeramento degli incarichi vuol dire, alla fine di 3 anni, tutti ritornano nella posizione di dirigente e si riassegnano gli incarichi. Sempre sulla base dei risultati prodotti, dei contenuti dell'incarico, eccetera. Cosa succede a chi rimane senza un incarico? Cioè c'è un dirigente che rimane, nessuno lo vuole. Si applicano nient'altro che le norme esistenti. Oggi si dice che il dirigente in incarico viene messo in mobilità, prima volontaria e poi obbligatoria. Se le procedure di mobilità non si espletano, il dirigente viene collocato all'80% del proprio stipendio per 24 mesi, se dopo 24 mesi non ha trovato collocazione, si risolve il contratto di lavoro. Però io questa la vedrei come opportunità. Ne discutevo con Franco Bassanini, che mi ha dato una grande idea su questo, in un pre-incontro che abbiamo fatto. Lui dice, ma perché non prevediamo che questa cosa che già esiste possa fare in modo, non vorrei rubare l'idea, però possa fare in modo che un dirigente che non trova collocazione nei ministeri per mille motivi può andare a lavorare in un'impresa privata. Allora sei bravo. Se io sono un bravo direttore personale, un'impresa che mi fa fare il direttore personale la trovo, si fa 2 o 3 anni come dirigente del personale di un'impresa privata e poi, avendo passato una selezione pubblica, mantiene il diritto di ritornare in un ministero, se un ministero lo vuole, a queste regole, senza dover rifare la procedura di selezione. Allora, questo mi sembra un modo pratico, concreto e forse efficace di attivare un po' di mobilità pubblico-privato, cosa che mille norme non sono riuscite a fare negli ultimi 20 anni. Ovviamente requisiti specifici per l'accesso a incarichi di livello superiore, requisiti specifici sono legati alla valutazione positiva nell'incarico precedente e alle competenze maturate e la rotazione obbligatoria. Sesta proposta, il sistema di valutazione è un'altra never ending story. Noi non siamo capaci di valutare i dirigenti, le valutazioni dei dirigenti oggi sono ridicole, sono offensive per i dirigenti, c'era ieri sui giornali. 95% dei dirigenti pubblici hanno il 100% della retribuzione di risultato. Io non voglio riesumare le 3 fasce di Brunetta, ma questo risultato è offensivo per i dirigenti bravi. Non è possibile che siano tutti uguali. Allora, se è così, c'è qualcosa che non va nei sistemi di valutazione. Primo punto, noi proponiamo un sistema di valutazione uguale per tutti i ministeri. Quindi che non succeda che ogni ministero si inventa il suo sistema di valutazione. Poi, siccome lottiamo da anni su queste valutazioni che non funzionano, proponiamo che la valutazione del dirigente sia legata all'incarico e quindi sia una valutazione sul triennio a fronte di obiettivi specifici che vengono dati nell'incarico e che questa valutazione sia legata all'esercizio del ruolo dirigenziale
e alla performance organizzativa della struttura diretta. Quindi nei 3 anni sei tu stato capace di migliorare il settore che dirigi, il dipartimento che dirigi e di attuare le policy che devi attuare. E sull'esercizio del ruolo noi proponiamo l'introduzione della valutazione a 360 gradi. Cioè che il dirigente venga valutato dai suoi collaboratori, dai suoi dipendenti, dal suo ministro e da un gruppo selezionato di stakeholder esterni, significativi per quella posizione. E quindi che si apra la valutazione, a cui dire a valutatori anche più indipendenti, evitando in questo il rischio di ricattabilità. Sono simpatico alla politica, vengo valutato bene, sono antipatico alla politica, vengo valutato male. E infine ci vuole una valutazione annuale, ma noi semplificheremo la valutazione annuale, che la valutazione annuale sia legata alla performance della struttura diretta. È chiaro che qui ci vuole un sistema di valutazione performance diverso da quello attuale, non è la declinazione degli obiettivi poco significativi, assegnati ai dirigenti tutti raggiunti, ci vuole una qualificazione della performance del Ministero e ci vuole un soggetto indipendente che certifichi la performance, quindi non deve essere un'autodichiarazione performance, che questo soggetto indipendente sia la Corte dei Conti rivisitata, l'ANAC rivisitata o un'agenzia esterna, come avviene già in altri contesti. Nel sistema sanitario nazionale c'è una cosa che si chiama Joint Commission, che è un'organizzazione internazionale privata che accredita le strutture sanitarie sulla base di parametri di performance. Nelle università internazionali ci sono enti certificatori che accreditano le imprese. La Bocconi e altre università italiane sono certificate dall'Associazione Europea di Certificazione della Qualità delle Università. Ma qui vengono, come dire, pattuglie di ispettori che sanno il mestiere e vi fanno le pulci sui risultati. Non guardano i documenti. E questo, secondo noi, deve succedere per dare credibilità. Guardate, questo è quello che avviene di nuovo nella valutazione dei senior executive negli Stati Uniti. Qui c'è una scala di valutazione da 1 a 5 su 5 competenze chiave. Sono standardizzati i sistemi di valutazione in tutte le agenzie. Vengono rimossi i dirigenti in caso di valutazione inferiore a 3 in 3 anni o di 2 valutazioni pari a 1 in 5 anni. Questi sono i parametri su cui vengono valutate le competenze di tutti i dirigenti del sistema federale negli Stati Uniti e di nuovo guardate di cosa parliamo. Guardiamo se uno sa la normativa, la capacità di guidare le persone, la capacità di interpretare le politiche, la capacità di costruire consenso, la capacità di consegnare risultati, di essere orientati ai risultati e la capacità di guidare il cambiamento. Questo viene fatto con sistemi molto strutturati e seri di valutazione. Settima proposta, le retribuzioni. Allora, io mi astengo dal tema dei livelli retributivi, mi limito a dire che sono assolutamente distante dalle analisi uscite sui giornali anche da parte di autorevoli commentatori nelle ultime settimane, perché sono analisi che non hanno un fondamento scientifico serio. Qualcuno di voi lo sanno, io sono stato componente della commissione allora presieduta da Giovannini sul livello retributivo. Sul livellamento retributivo dei parlamentari e dei dirigenti generali in 6 paesi europei siamo stati tacciati di essere incompetenti perché non siamo stati capaci di calcolare una media, cioè di andare a prendere le 6 retribuzioni e dividere per 6. Noi abbiamo consegnato un documento che invito tutti a leggere di 100 pagine che spiega la difficoltà di fare comparazioni serie in contesti che hanno diverso potere d'acquisto, diverso trattamento contributivo, diversa pressione fiscale, diversi sistemi di classificazione della dirigenza. Le stesse analisi OCSE, devo essere molto onesto, che classificano i dirigenti per famiglie, dicono cos'è un direttore generale di un ministero in Italia? È un D1, che è equivalente al capo gabinetto in Inghilterra, ma il capo gabinetto in Italia è una cosa diversa dal direttore generale. Allora l'OCSE dice riqualifico tutto in D1, D2, D3, D4 e poi faccio la comparazione. È una comparazione che ha una validità, secondo me, statistica tutta discutibile. Allora io sono per allineare le retribuzioni dei dirigenti italiani a quelle europee, purché si faccia un'analisi seria dei dati e non un'analisi aneddotica dei dati. Perché serve a poco dire il capo gabinetto in Gran Bretagna guadagna 150.000 euro. Noi vi abbiamo fatto vedere dirigenti che guadagnano 80.000 euro e dirigenti che guadagnano 280.000 euro. E sono due dirigenti dei ministeri. Allora di che cosa stiamo parlando? Quindi noi siamo per
un ridisegno delle retribuzioni attraverso politiche omogenee con una decisione chiara da parte del governo su quali devono essere i livelli retributivi, tenuto conto del momento del paese che quindi ci vuole, come dire, bisogna essere parchi in qualunque ruolo si copra quando si usano soldi pubblici. Questo sì è un principio che condividiamo. Però è tanto grave pagare troppo un dirigente pubblico quanto grave pagare poco un dirigente pubblico incapace che invece dovrebbe essere licenziato. Su questo io voglio essere molto chiaro. Quindi paghiamo chi lavora e mandiamo a casa chi non è all'altezza di fare questo mestiere. Retribuzione variabile. Noi proponiamo che la retribuzione variabile sia almeno del 20% sul totale e che sia collegata a due parametri oggettivi, così la finiamo di trovare valutazioni qualitative sempre discutibili. 50% riduzione di spesa. Tu sei dirigente di un ministero, riesci a ridurre il 50% la spesa del tuo ministero su, diciamo, le spese di funzionamento, non le spese legate alle politiche che sono della politica. E poi 50%, e in questo c'è una sorta di partecipazione all'utile del ministero. No? Nelle imprese c'è l'utile, nei ministeri ci sono i risparmi. Se tu sei capace di far risparmiare il ministero, ti premio. Se non sei capace, non ti premio. Ti pago lo stipendio, non succede niente, ti pago lo stipendio. Il 50% all'outcome, questa è la proposta più coraggiosa, che è una sorta di, non so neanche come chiamarla, di outcome sharing, di policy sharing. Cioè, allora, se io sono al Ministero del Lavoro e riesco a contenere l'innalzamento del tasso di disoccupazione, voglio un premio come direttore generale. È chiaro che non dipende da me se il tasso di disoccupazione cresce, ma dipende anche da me, perché se non faccio politiche del lavoro efficaci o se non le metto in atto dipende anche da me. Guardate che nel privato è così, se le cose vanno bene si prendono i premi, se le cose vanno male dipende da me o non dipende da me, i premi non si prendono. E allora questa cosa, secondo me, i dirigenti pubblici la dovrebbero importare dal privato, si viene premiati quando le cose vanno bene anche grazie a me, non si viene premiati quando le cose vanno male anche senza responsabilità mia. Se no, non sono premi, se no chiamiamoli in altro modo e allora eliminiamo la retribuzione legata ai risultati, perché non è legata ai risultati. Gli incarichi diventano il vero sistema premiante, a nostro modo di vedere. Noi prevediamo, scusate ancora sui bonus, un bonus annuale limitato al massimo il 10% dei dirigenti rilevante e collegato alle cose più importanti che fanno i ministeri. Prevediamo che gli incarichi siano il vero riconoscimento dei meriti. C'è un dirigente bravo, è quello che accede agli incarichi più prestigiosi, non è quello che prende il bonus annuale. Quello diventa la leva motivazionale e viceversa. Il dirigente non bravo è quello che ritorna soldato semplice oppure se ne esce se non vuole ritornare soldato semplice. Siccome tutto questo è complesso, nelle imprese quotate ci sono i comitati di remunerazioni, come sapete. Noi proponiamo che venga attivato un comitato di remunerazioni che monitori l'applicazione di questi principi e che faccia anche da garante nei confronti dei dirigenti. Trovate tre saggi indipendenti che lo fanno gratis e che si giocano la loro faccia nel fare questo e che garantiscano la correttezza di queste cose. Guardate, questo è l'esempio per dirvi i dati che circolano in questo momento. Questi sono i dati ufficiali dei sistemi di retribuzione del senior service in Gran Bretagna. E vedete, ci sono tre fasce retributive dove c'è scritto pay band 1, 2 e 3, ignorate l'1A che è una sofisticazione. L'1 è la più bassa, va da 117.000 sterline a, scusate, da 58.000 sterline a 117, la seconda va da 82 a 162 e la terza va da 101 a 208.000. Allora io vorrei sapere la retribuzione di 150.000 euro che è stata pubblicata sui giornali del capo gabinetto della Gran Bretagna, quanto è rappresentativo delle retribuzioni in Gran Bretagna, perché queste sono le retribuzioni in Gran Bretagna e vanno da 208.000 sterline, che in euro fanno un po' di più, a 117, a 58.000 sterline. Velocemente, ricognizione e competenza, questo è importantissimo. Ecco, non sappiamo nulla sulle competenze, bisogna fare un repertorio delle competenze dei dirigenti, qui è un lavoro tecnico, bisogna andare a capire cosa ne sanno i dirigenti di che cosa. Bisogna qualificare la formazione, quindi iniziative di standing internazionale anche nuove del metodo. Bisogna fare coaching individuale ai dirigenti, non bisogna metterli in un'aula e riempirli di nozioni. Io inviterei i governi a premiare le amministrazioni che si impegnano sul miglioramento delle competenze. Date più soldi per la formazione alle amministrazioni che fanno questo mestiere. Usiamo la formazione come premio individuale.
i giovani che lavorano con lui, a Nicola Bellesi gli dico: preferisci 20.000 euro di premio o che ti paghi un anno a Wharton? Lui mi dice: tutta la vita un anno a Wharton a stipendio zero. La formazione è un premio per le persone, non è un diritto. La formazione va, ha detto di no, a zero forse no, dice con lo stipendio base, rinuncia al premio però. Lo dico perché sta partendo per Wharton, non a caso, e rinuncerà a una retribuzione per andare là. Attenti, però la formazione, usciamo dal populismo, della demagogia, la formazione non è un diritto, la formazione bisogna guadagnarsela, la persona si deve impegnare perché l'organizzazione investe su di lei, e quindi i piani di formazione pluriennali. Velocemente, nel documento trovate degli esempi illuminanti, siamo andati a vedere cosa fanno a Taiwan, piuttosto che cosa fanno a Singapore, non ho il tempo di illustrarlo. Ultime due punti, ho finito. Noi proponiamo, per fare tutto questo ci vogliono modifiche giuridiche, e io in questo faccio un accorato appello agli amici giuristi, molti dei quali qua presenti. Primo, per scrivere norme più semplici, quindi che si capiscano. Ieri c'è stato alla Camera un incontro dove c'era un collega ministro dell'attuale ministro, il ministro delle riforme, e c'era il ministro Bassanini, e un novero qualificatissimo di costituzionalisti italiani. Ecco, per un aziendalista è stata un'esperienza formativa. Nel senso che ho detto, lo dico sinceramente a Bassanini, io sono uscito da quella riunione dicendo: non ne usciremo mai. Non ne usciremo mai da tanto complesso il quadro giuridico attuale e da tante possibili possono essere le interpretazioni, i punti di vista sullo stesso. Allora, noi voliamo più basso qua da esperti di management ed economisti. Io dico: ci sono quattro cose che andrebbero fatte serie. Il primo è che bisogna rivedere la disciplina del danno erariale. Cos'è successo negli ultimi anni? La tipizzazione degli illeciti si è allargata a dismisura. Vuol dire, oggi si paga per danno erariale anche se mi dimentico di pubblicare sul sito, ma non la mia retribuzione, non so, l'ultimo dei documenti per una svista. Viene la Corte dei Conti e mi dici: dammi 10.000 euro del tuo stipendio. Questo ha creato un clima di terrore. Io credo molto nella funzione dei Corte dei Conti, soprattutto in un paese come il nostro, dove non sono pochi gli illeciti. Però attenzione, dal clima di terrorismo, dal fatto che un dirigente si senta paralizzato nella sua azione, perché rischia sempre qualcosa, è sempre qualcosa di formale e mai qualcosa di sostanziale, è il miglior modo perché il dirigente diventi conservativo invece che innovativo. Secondo punto, risoluzione consensuale incentivata del rapporto di lavoro. Ministro, dobbiamo metterci qualche soldo. Lo hanno fatto le regioni? La regione Friuli ha mandato a casa 60 dirigenti, su richiesta di dirigenti, attento, il dirigente ha detto: dammi 20 mesi di stipendio e io me ne vado. Ai tempi di Riccardo Illy questo ha portato i dirigenti della regione Friuli da 240 a 120 in 3 anni. La regione Friuli ha speso 6 milioni di euro per fare questo, la regione Friuli in 5 anni ha risparmiato 130 milioni di euro. La Corte dei Conti ha condannato Riccardo Illy perché ha speso 6 milioni di euro in primo grado. La Corte dei Conti in appello ha assolto Illy dicendo: non è vero, hai risparmiato 124 milioni di euro. Allora mettiamoci d'accordo. Io dico che se uso dei soldi per risparmiarne degli altri, sono soldi risparmiati, non sono soldi spesi. Equiparazione pubblico-privato nella modalità di risoluzione del rapporto di lavoro: i dirigenti pubblici devono accettare di avere un rapporto simile a quello di un dirigente privato, quindi di non essere inamovibili. Mobilità obbligatoria della dirigenza, quindi bene la mobilità volontaria da incentivare, poi se un dirigente non trova collocamento, ripeto, offerta di un altro posto di lavoro, se il dirigente rifiuta l'altro posto di lavoro è risolto il contratto di lavoro. Proposta numero 10 e ho finito. Una cabina di regia. Ecco, in tutti i paesi del mondo c'è qualcosa di semplice, di simile. Guardate, qua c'è la Public Service Commission in Canada, c'è il Commissioner for Public Appointments in Gran Bretagna, c'è l'Office of Personnel Management negli Stati Uniti, c'è l'Australian Public Service Commission in Australia. In Italia non c'è niente di simile, ok? Quindi io dico: attiviamo qualcosa, magari già esistente, senza creare una nuova agenzia, che sostanzialmente dia impulso a questa riforma, attivi il portale della dirigenza, verifichi il raggiungimento degli obiettivi quantitativi di policy, rendi conti sugli esiti, cioè ci dica: fra un anno il turnover che siamo riusciti a fare è stato del 3% invece che del 5% per questi motivi, oppure è stato del 9% invece che del 5%. Ultimo, e ho finito veramente, quali condizioni? Noi ne abbiamo segnate 4,
perché ciò succeda, tutte importanti. La prima è forte sponsorship politica. Guardate, uno dei problemi del governo Berlusconi è stato che un ministro spingeva sulla riforma e l'altro ministro frenava sulla stessa riforma. Allora, o la riforma la sposa il governo nell'insieme o la riforma non va avanti, primo. Secondo, ciascun ministro nella sua autonomia deve comportarsi in modo omogeneo rispetto agli altri ministri. Non ci può essere il ministro che si disinteressa della riforma e quello che se ne interessa, perché sennò ogni dicastero diventa un mondo a sé stante. Secondo punto, l'abbiamo chiamato approccio evidence-based. Bisogna creare una banca dati affidabile, quantitativa e qualitativa sui dirigenti, cioè bisogna conoscere chi sono i dirigenti se vogliamo cambiarli. E poi noi proponiamo un metodo cosiddetto delle scienze sperimentali, cioè facciamo degli esperimenti pilota, vediamo come funzionava e poi strutturiamo. Infine, ultime due cose, profonda revisione dei modelli organizzativi, cogliamo l'occasione della riforma della dirigenza anche per smontare un po' di burocrazia, quindi un po' più di flessibilità, un po' meno di uffici, un po' meno di procedure, un po' più di mobilità, un po' più di modernità, perché in un'organizzazione moderna si possono muovere i dirigenti, in un'organizzazione tradizionale i dirigenti sono intrappolati dall'organizzazione. Da ultimo è una mia fissa, trasparenza, che è esattamente il contrario di quello prodotto dal decreto legislativo 33, che pure l'ha ideato un mio carissimo amico, ex sottosegretario ed ex ministro della funzione pubblica, ma che ha prodotto esattamente l'effetto contrario rispetto alla trasparenza che noi vorremmo, che è la trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche, buono o cattivo che sia, e sui risultati prodotti attraverso l'uso di queste risorse pubbliche. Sfido chiunque a andare sul sito di una qualunque delle amministrazioni italiane, centrali o locali, oggi, e a trovare informazioni chiare, veritiere ed attendibili su queste due cose: come stiamo usando le risorse e che risultati produciamo su queste risorse. Se non facciamo questo livello di trasparenza, la spinta al cambiamento vero sarà molto minore. Grazie mille per l'attenzione e buona giornata. Grazie a Giovanni Valotti. Io in genere faccio il chair di convegni, sono abbastanza severo, questa volta non lo sono stato perché valeva la pena avere un'esauriente esposizione di quello di cui dobbiamo discutere. Se vogliamo avere spazio per il dibattito sarò un po' più severo nel far rispettare i tempi adesso ai discussant, anche perché poi loro, siccome rappresentano poteri forti, faccio più bella figura a porre un limite ai poteri forti. Proporrei, se è possibile, di andare intorno al quarto d'ora, questo può permettere poi un dibattito in caso un nuovo intervento di risposta dagli stessi discussant. Per primo vi darei la parola a Franco Bassanini. Grazie Giovanni. Intanto vorrei correggere, visto che c'è un po' di stampa, l'impressione che può aver dato Valotti. Il seminario di ieri con il ministro Boschi è andato molto bene, considerando che c'erano 40 costituzionalisti e di solito tot capita tot sentenzia. C'è stato un accordo generale sulle linee di fondo, sulle scelte di fondo della bozza del governo, e già quella non era scontata. Naturalmente osservazioni sui dettagli che in gran parte si compensavano, nel senso che si annullavano tra di loro. Quindi credo che sia andato straordinariamente bene. Questo per evitare che girino notizie sbagliate. Io comincio con tre buone notizie. La prima notizia è che abbiamo un rapporto eccellente, al di là dell'illustrazione di Valotti, io l'ho letto attentamente e ci sono anche molte risposte a alcuni punti che possono aver suscitato qualche dubbio, qualche perplessità in sala. Abbiamo un rapporto eccellente, equilibrato, non demagogico. Tira fuori tutti i dati possibili, ma non si inventa dati che non ci sono, e questa è un'altra cosa importante, e che finisce con un vasto basket di proposte innovative, coraggiose, ma realizzabili,
a mio avviso ci vuole molto coraggio e molta determinazione, ma sono realizzabili. La seconda buona notizia è che per attuare queste proposte non occorrono molte norme, già lo accennava Tabellini. Quasi tutto quello che c'è è stato messo nelle norme delle riforme degli ultimi 15 anni. Il problema, come sempre in Italia, è l'execution delle norme, e non solo l'execution in senso materiale, è la progettazione e gestione del cambiamento che le disposizioni di legge autorizzano. Poi naturalmente è chiaro che il ruolo unico oggi non c'è, c'è stato per alcuni anni, ahimè, poi è stato smontato, ma per esempio la temporaneità degli incarichi e la mobilità nelle leggi ci sono, anche se non sono sempre ben costruite, quindi qualche cosa ci sarà. Un po' di lavoro per il ministro Madia c'è, anche sul piano delle norme, però insomma non è che si debba proporre al Parlamento una rivoluzione, anche se la proposta è in qualche modo rivoluzionaria, cioè molto innovativa. La terza buona notizia, che è scontata, ma vedendo i giornali e le televisioni va ricordata, è che la nostra pubblica amministrazione nel suo insieme non è né più pletorica né più costosa di altre amministrazioni comparabili. Solo per dare un dato brutale sul numero, i nostri dipendenti pubblici tutti insieme sono il 5,6% della popolazione attiva, della popolazione, in Germania il 5,5%, in Francia l'8,3%, in UK l'8,9%, quindi siamo allineati con la Germania e molto meglio di Francia e UK. Il problema è la qualità dei servizi e delle prestazioni. E se permettete anche la quantità dei servizi, basta pensare agli asili nido e alle scuole materne. Quindi abbiamo un problema anche di quantità dei servizi che questa amministrazione, non più costosa di altre, non più pletorica di altre, riesce a garantire. Lo dico nonostante tutti noi sappiamo che abbiamo eccellenze e anche eccellenze di grande livello, però mediamente così. E di qui mi pare c'è la centralità del tema della dirigenza. Perché per fare un salto, per migliorare rapidamente la qualità dei servizi e delle prestazioni, contano le leggi, ma appunto anche per quello che dicevo, contano molto di più le donne e gli uomini, cioè innanzitutto i dirigenti. E il rapporto su questo credo che sia abbastanza incontestabile. I nostri dirigenti sono troppi, sono mediamente troppo anziani, non sono sempre stati adeguatamente selezionati, non sono efficacemente valutati, hanno un mix di competenze e professionalità sbilanciati sulle competenze giuridiche, hanno insufficiente esperienza internazionale o propensione internazionale e sono poco mobili. Io non lo so se gli obiettivi scritti a pagina 32 siano tutti effettivamente raggiungibili nei termini, quelli che Valotti ricordava prima. Devo dire però che intanto ci aiuta molto l'anzianità media della nostra dirigenza, il che vuol dire che col normale turnover, magari con qualche scivolo e magari con qualche incentivo a passare nel privato senza perdere il diritto a candidarsi successivamente a qualche incarico che si rende vacante nel pubblico, è probabilmente possibile liberare gli spazi al rinnovamento che quegli obiettivi indicano. Se posso dirlo sottovoce, qui c'è qualcuno dei miei dell'epoca, io quando arrivai a funzione pubblica trovai 6 dirigenti, tutti uomini, età media 61 anni e mezzo, quasi 62. Dopo 5 anni, erano 8 perché era arrivata la digitalizzazione dell'amministrazione e il ruolo unico, quindi due nuove direzioni generali, erano 4 uomini e 4 donne e avevano 44 anni di media, quindi insomma c'era stata una riduzione di 18 anni dell'età media. Nessuno era più quello che c'era all'inizio dei 5 anni. Qui ci sono alcuni
dei dirigenti che entrarono allora. Quindi, diciamo, se si vuole si può fare. Così come io ero nel consiglio di amministrazione dell'ENA quando si decise di aprire il concorso dell'ENA a tutti i cittadini comunitari. Come sapete, l'ENA seleziona e forma la fascia altissima dei dirigenti, prefetti, ispettori di finanza, consiglieri di Stato, eccetera. Beh, i cittadini comunitari hanno avuto il diritto, concorrendo. Noi adesso abbiamo la direttrice di Villa Medici qui, che è una giovane italiana, direttrice generale dell'amministrazione francese. Quindi queste cose si possono fare e abbiamo anche degli esempi stranieri. Il problema costituzionale, visto che Valotti mi ha chiesto, e probabilmente è la parte mia in questo panel di discussa. Beh, io penso che il problema costituzionale, voi sapete, le disposizioni sono: agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, e bisogna assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Questo è un punto chiave, Valotti non lo ha nascosto. Non possiamo pensare che il problema si risolve dicendo il ministro si assume tutti i dirigenti, o il sindaco tutti i dirigenti generali che vuole, li prende dove vuole, anche se, e questo è un punto che va sottolineato, e forse questo è un punto, Giovanni, che nella stesura finale va tenuto presente, noi abbiamo già, e la Corte Costituzionale lo ha accettato, abbiamo già creato una distinzione, un canale, che è quello degli uffici di diretta collaborazione, che sono assunti, come dire, liberamente, anche dall'esterno e anche senza concorso, sotto la diretta responsabilità del ministro o dell'autorità politica, del ministro o del sindaco, con un vincolo, e questo deve essere rispettato, di assoluta temporaneità, perché sono quelli che collaborano alla definizione delle politiche pubbliche. Qui tra l'altro c'è un punto che deve essere chiaro. La definizione, e forse va ribadito, la definizione delle politiche pubbliche è responsabilità della politica, quindi dei ministri, dei sindaci, dei presidenti di regione, coadiuvati dai loro uffici di diretta collaborazione. Naturalmente l'amministrazione a richiesta deve fornire tutti gli elementi istruttori, proposte, pareri, ma la responsabilità è della politica. Questo mix che avviene adesso, per cui spesso, come dire, anche per debolezza della politica e scarsa legittimazione della politica, i dirigenti delle amministrazioni pretendono non di dare elementi istruttori, ma di interferire nelle scelte di politiche pubbliche, non funziona. Allora, già il nostro sistema ammette che c'è un canale, e sugli uffici di diretta collaborazione io penso che bisogna intervenire per mettere dei tetti, perché sono cresciuti dimensionalmente in maniera eccessiva. Bisogna mettere dei tetti, sono invece contrario a mettere dei requisiti. In alcune amministrazioni ci sono, e impediscono di prendere professionalità e competenze nuove da dove servono. Quando io feci la prima volta il capo di gabinetto, sono 40 anni fa, tentarono di dire che, non essendo io consigliere di Stato o consigliere della Corte dei Conti, non potevo farlo. Per fortuna c'era una norma che diceva che anche i professori universitari di ruolo erano equiparati, ma erano solo quelle le categorie. Ma si possono trovare degli eccellenti capi di gabinetto che vengono dal mondo delle professioni, a seconda delle amministrazioni, delle professioni, dell'industria, della finanza e così via. Quindi tetti, ma secondo me non limiti. Poi, il meccanismo che Valotti ha descritto è un meccanismo di tipo concorso, di selezione di tipo concorsuale. È un concorso che è fatto di tre fasi ed è probabilmente è utile di farlo così per evitare di fare quei concorsi in cui ci troviamo di fronte decine di migliaia di persone, e a quel punto il concorso tradizionale diventa tra l'altro un azzardo. Il meccanismo che ha descritto lui è un meccanismo di preselezione, di selezione, questo attraverso il competency passport consente di selezionare la platea di quelli che possono essere, con un meccanismo
a loro riservato, perché è la prima fase del concorso, queste due sono le prime fasi del concorso, essere selezionati per diventare quei dirigenti junior che hanno una specie di periodo di prova di 3 anni. Ad esito positivo valutato da una commissione indipendente, così vero, del periodo di prova, tutto questo rappresenta un meccanismo concorsuale. Fino a questo passaggio finale sono immessi nel ruolo unico che gli dà diritto di essere considerati, di presentare le loro application quando ci sono posti di dirigenti vacanti, di essere valutati, di figurare in un affare dove ci sono tutte le loro competenze, curricula, esperienze e così via, ma non gli dà diritto a diventare, a restare dirigente a vita. E io trovo che il meccanismo che dice se non sono chiamati da nessuno per 2 anni, come peraltro in teoria le leggi già presentano, si devono trovare un posto nel privato, è un meccanismo che consente la mobilità e anche un certo sistema di revolving doors tra pubblico e privato. Quello che io penso, ma però nel rapporto, nell'ultima stesura del rapporto c'è, è che conservano il diritto, anche se vanno nel privato perché nessuno li ha scelti per 2 anni, di presentare domande e candidature quando si liberano dei posti. E dicevo prima al rettore Tabellini, può darsi che uno che ha fatto questo percorso, è nel ruolo unico, non l'ha scelto nessuno, va nel privato, a un certo punto va a fare il direttore generale di Luxottica, e a un certo punto, quando il ministro della pubblica istruzione ha bisogno di un direttore generale del personale di Luxottica, quando il ministro della pubblica istruzione ha bisogno di un direttore generale del personale, avere uno che è stato per 5 anni il direttore generale del personale di una grande impresa italiana costituisce un elemento in più per sceglierlo. Quindi io non penso che questo meccanismo possa offrire del fianco a dubbi di costituzionalità. E questo meccanismo consente anche di aprire degli spazi al rinnovamento richiesto dagli obiettivi sfidanti che il rapporto richiede. Un punto, e secondo me ho due punti ancora e poi finisco. Uno, abbiamo un drammatico problema di controlli. Io non lo so se si può riformare la Corte dei Conti o no. Nel 1996, a richiesta generale, io proposi, il Parlamento approvò, di sopprimere la responsabilità per colpa lieve. La responsabilità di danno erariale, perché nel caos delle 10.000 leggi che regolano un settore, a uno era sfuggito un particolare di procedura. Bene, alla successiva inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale della Corte dei Conti, io rappresentavo il governo, con aria proprio, non voglio qualificarlo, disse: hanno ritenuto di eliminare la responsabilità per colpa lieve, ma non hanno capito che siamo noi che stabiliamo il confine tra colpa grave e colpa lieve. E così avvenne. Sempre a me capitò di introdurre una norma nella seconda legge Bassanini, nel 97, che prevedeva che almeno il 20% dei consiglieri della Corte dei Conti, dei concorsi, dei posti di concorso, fossero riservati ai laureati in economia, statistica o ingegneria gestionale. Il 20%, il resto sono tutti giuristi. Nel general accounting americano i giuristi sono il 2% dei professional, il 2%. Qui ci accontentavamo che il limite fosse 80%. Primo concorso, tutti quelli che concorsero sul 20% furono bocciati perché gli esami erano tutti giuridici. Nel secondo concorso successe lo stesso, poi arrivò un altro governo perché perdemmo le elezioni, il capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio era il presidente del sindacato interno dei magistrati della Corte dei Conti e convinse il presidente Berlusconi che era una delle tante norme delle leggi Bassanini che non funzionavano e che quindi era meglio approvarla. Allora, noi abbiamo bisogno di strumenti di controllo che privilegino. Le leggi vanno fatte rispettare naturalmente, ma vanno interpretate in modo non da azzecca garbugli,
che privilegiano invece il controllo dell'efficienza, dei risultati, delle performance, il value for money e così via. Il General Accounting Office americano è un esempio, l'Audit Office inglese pure, ce ne sono molti altri in giro per il mondo, Valotti ne ha visti probabilmente più di me. Questo però è un punto fondamentale, perché oggi spesso i dirigenti sono paralizzati dalla preoccupazione, e naturalmente di fronte al procedimento per danni erariali la cosa migliore è non far niente e soprattutto non innovare, perché se io ripeto quello che si è sempre fatto e i risultati però sono quelli che sono, io non corro il rischio di essere messo sotto procedimento per danno erariale. Questa è anche la ragione per cui io sono ho molti dubbi, Giovanni, che la valutazione dei risultati possa essere affidata alla Corte dei Conti, a meno che non sia radicalmente riformata. L'ANAC ha bisogno di essere riformata, ma credo che il Ministro stia provvedendo. In mancanza d'altro si può far ricorso anche a soggetti esterni, soprattutto per alcune amministrazioni. Nel caso per esempio di un ospedale, io non vedrei niente di male che attraverso la sanità già i suoi meccanismi, ma insomma di strutture di quel genere, che si fa un bel bando di gara e si seleziona una società di valutazione, una società di revisione che è abituata a fare la valutazione. Ho qualche dubbio, devo dire, che sia giusto prevedere, ne capisco le ragioni, ma che la valutazione sia fatta solo sulla riduzione dei costi e sull'outcome dell'intera struttura. Nel senso che salvaguarderei la possibilità, che vale per alcune amministrazioni e non per altre, di avere una griglia di obiettivi, di risultati, di miglioramento di prestazioni sufficientemente precisa e sfidante da rappresentare una vera griglia per effettuare delle valutazioni. Dicevo prima a Tabellini, se a un ospedale gli si dice voi dovete ridurre del 10% le liste d'attesa, del 10% la mortalità perinatale, del 10% o del 5% i costi all'anno e così via, e gli si dà 10 obiettivi e poi c'è KPMG che li verifica com'è oggi, com'è tra un anno, com'è tra un anno. Probabilmente gli abbiamo un meccanismo forte per incentivare il miglioramento della produttività. Sono però del tutto d'accordo che deve avvenire sulle strutture. Il dirigente è misurato per la sua capacità di migliorare, di ridurre i costi e di migliorare la produttività della struttura che decide, i risultati della struttura che decide. Questo punto, che è messo ben in chiaro nel rapporto, a me pare del tutto fondamentale. Infine, non voglio pronunciarmi neanch'io sulle retribuzioni, il rapporto è molto equilibrato, mette in luce tutte le criticità di queste valutazioni, sottolinea che bisogna trovare un sistema retributivo che consenta di avere nelle pubbliche amministrazioni i migliori, e quindi deve avere un qualche benchmarking con il privato, anche se, quando dico un qualche benchmarking, è perché io penso che ci siano molti tra i giovani e anche tra i meno giovani che accettano un certo un qualche minus ragionevole rispetto al privato per l'orgoglio di lavorare per la collettività, di lavorare per il pubblico, e su questo bisogna far leva. Naturalmente però i differenziali non devono essere troppo elevati. Però, e questo è il punto, una cosa è avere retribuzioni comparabili con il privato, con quello che io ho appena detto come, se si è valutati, se si è licenziabili in caso di nei casi previsti, se si è sottoposti a regole di mobilità
Un'altra cosa è dire che invece bisogna mantenere retribuzioni comparabili con il privato quando il dirigente è di fatto inamovibile, perché allora il discorso è i vantaggi sono la stabilità del posto, l'assenza di valutazioni che invece del privato normalmente non ci sono. Allora, seguiamo fino in fondo il processo di forte innovazione che il rapporto indica e a quel punto sarà più facile per i dirigenti pubblici pretendere di avere o di mantenere retribuzioni competitive con quelle del privato. Grazie. Grazie Franco Bassanini. Ora passerei subito la parola a Mauro Bonaretti. Allora, grazie. Molte cose le hanno già dette Valotti, anche Bassanini, in molte questioni mi ritrovo, quindi non le ripeto. Io volevo vedere la questione sotto due profili. Uno è del metodo della riforma, diciamo, e l'altro del merito, dei contenuti della proposta che venivano fatte. Allora, dal punto di vista della riforma e del metodo, noi sul tema della dirigenza, come dire, si è profuso molto, molto inchiostro e molti ragionamenti in tutti questi anni. Secondo me la cosa che è fondamentale è una riforma che guarda alla fisiologia del funzionamento delle nostre amministrazioni e non alla patologia. Cioè, uno dei grandi problemi, dei grandi errori che secondo me sono stati fatti in questi anni è guardare di volta in volta alla patologia. Una volta è l'ossessione del rischio dell'imparzialità del dettato costituzionale e quindi con una grande attenzione alla patologia della corruzione, eccetera, eccetera, un'altra volta con grande attenzione invece al buon andamento dell'amministrazione, sempre del dettato costituzionale, come se di volta in volta noi non riuscissimo a guardare con due occhi, ma usassimo un occhio solo ogni volta. E guardando con un approccio patologico, cioè non funziona niente, è un disastro e quindi il pendolo si sposta di volta in volta. Allora, secondo me è importante che noi incominciamo a ragionare dal punto di vista di una riforma di funzionamento fisiologico, cioè ci poniamo la domanda di non che cosa combattere, ma di come far funzionare bene le nostre amministrazioni. Questa è una prima questione, credo, molto importante. Da questo punto di vista io condivido molto anche quello che diceva prima Franco Bassanini, distinguendo molto bene uffici di diretta collaborazione dalla gestione ordinaria dell'attività amministrativa. E anche ricordandoci una cosa, che gli spazi di spoil system, di introduzione, eccetera, ci sono da molti anni, devo dire, non sempre sono stati usati in modo innovativo. E qui quindi c'è anche un problema che cominciamo a mettere in un punto che riguarda gli attori, cioè ci dobbiamo porre una questione che riguarda chi lo fa. Seconda questione, una riforma che secondo me deve ispirarsi a un principio molto pragmatico, cioè semplicità e concretezza, cioè, come dire, facciamo le cose semplici, non iniziamo a fare troppi dribbling, troppi colpi di tacco, cioè cerchiamo di giocare facile. Cioè di giocare su un terreno che non è un terreno della complicazione. Noi abbiamo messo in piedi, parlavo l'altro giorno, la questione della governance sul digitale e insomma qualche problema di complessità, diciamo, è stato messo in piedi, no? Allora incominciamo a cercare di fare le cose semplici, cioè a fare le cose in maniera pratica, concreta e che si realizzino veramente. Quello che mi viene da dire è cioè noi qui stiamo discutendo di gestire in modo manageriale la burocrazia, no? Di gestire in modo, introdurre management per la burocrazia. In questi anni troppo spesso abbiamo trasformato e abbiamo fatto della burocrazia del management, cioè abbiamo introdotto attraverso il management altra burocrazia, con meccanismi, sistemi di valutazione, cose, adempimenti,
che si è trasformato in ulteriori costi. Cioè un'impresa normale dice: questi non stanno facendo management, stanno facendo altra burocrazia, altri adempimenti, altre carte, e dunque dal punto di vista imprenditoriale, imprenditivo, stiamo producendo costi senza valore aggiunto. Quindi attenzione, come dire, a porci l'attenzione su questo punto. Abbiamo montato strutture pazzesche di cui oggi forse non, insomma, dobbiamo stare attenti, senza fare nomi e cognomi. Come dire, preferirei meglio imperfetta che stucchevole. Riporto l'esempio delle traduzioni, belle e infedeli, cioè sono belle le traduzioni quando sono infedeli, quando riproducono un testo. Allora ecco, cerchiamo di fare una cosa anche non perfetta, ma importante che sia non stucchevole, perché altrimenti riproduciamo errori che abbiamo già visto. Terzo principio, secondo me importante, di riforma è: se facciamo una riforma di questo tipo, iniziamo a valutarla, perché nel nostro paese continuiamo a dire che tutto è fallito, che tutto eccetera, eccetera, sulla base di dimensioni assolutamente impressionistiche, senza avere mai elementi di valutazione concreta. È fallita la riforma della dirigenza? Come vediamo, non abbiamo i dati. È fallita la cosa? Cioè, stiamo discutendo di... Ecco, allora, questo è un terzo principio di fondo, cioè avere equilibrio. E quindi pensare alla fisiologia e non alla patologia, fare una cosa semplice e molto concreta, e in terzo luogo, anche ancorché imperfetta ma concreta, e in terzo luogo fortemente attenta agli esiti e ai risultati. Secondo pacchetto di riflessione che volevo fare invece riguardano i contenuti di questo tema, no? Allora, una prima questione la poneva proprio nel titolo Giovanni, Giovanni e anche il professor Tabellini, eccetera, chi ha lavorato a questo rapporto, l'amministrazione che vogliamo, cioè partiamo effettivamente dalla testa del ragionamento, cioè di quale amministrazione abbiamo bisogno e di quale dirigenza abbiamo bisogno. Ecco, io penso onestamente che noi abbiamo bisogno di una dirigenza che coniughi in maniera più puntuale il rapporto, che è una cosa fondamentale in ogni ragionamento di management, tra responsabilità e autonomia. Cioè vedo una dirigenza a volte con troppa poca autonomia e anche poca responsabilità rispetto ai risultati. Cioè che non si assume la responsabilità anche di mettere la firma fino in fondo, perché deve avere l'autorizzazione, perché deve avere un altro passaggio, eccetera, eccetera. Cioè una dirigenza che riponga l'attenzione su questo rapporto, cioè molta autonomia, molta responsabilità, poca autonomia, poca responsabilità. Cioè cerchiamo di trovare qual è il punto in cui fare fine tuning, no? Come dire, su questo punto, perché questo è un ruolo chiaro. Secondo, nel mondo del mercato del lavoro si definisce sempre un mercato del lavoro aperto o chiuso. La pubblica amministrazione, come scrisse Beppe Della Rocca, che è qua presente, è spesso un mercato del lavoro bloccato. E quello della dirigenza è oggi obiettivamente un mercato del lavoro bloccato. Non c'è mobilità, non c'è apertura, non c'è scambio, non c'è accesso, non c'è neanche uscita spesso. Allora, i temi della rotazione, del ruolo unico, eccetera, sono tutte questioni nelle quali personalmente io mi ritrovo pienamente, per le ragioni che si dicevano prima, per quelle che ha detto Franco Bassanini, eccetera. Su questo un punto chiave è la questione del concorso. Anch'io mi trovo perfettamente in linea con quanto affermato, cioè io penso che il concorso fatto così non è pensabile. Adesso lo dico sulla base dell'esperienza che ho maturato negli anni precedenti, quindi non vorrei che mi... Però persone che hanno vinto concorsi con un tema e un colloquio, poi rimangano all'ufficio anagrafe per tutta la vita a fare quel mestiere, è obiettivamente una condizione che forse è meglio modificare. Cioè io credo che un meccanismo concorsuale che preveda passaggi come quelli descritti precedentemente possa darci più attenzione. Più attenzione. Diceva prima Giovanni che mancano le informazioni. Mancano le informazioni sulle competenze, sui curriculum, sui percorsi professionali, eccetera. Ma, che è verissimo, mancano anche tantissimo le competenze sul job description, cioè mancano tantissimo le conoscenze, le informazioni su quali sono i ruoli di dirigente e su quali sono le competenze, job requirement, eccetera, richiesti per occupare quei,
quei ruoli, e soprattutto mancano in termini di definizione di competenze, cioè di che cosa sono le competenze. Qui l'attenzione fondamentale è alla dimensione della conoscenza, a parte che non vengono descritti, non si sa che cosa devono fare, non è scritto che cosa e quali sono i requisiti professionali che devono avere, e se ci sono, sono declinati eventualmente in termini di conoscenza. Ma la dimensione delle competence, come diceva prima Giovanni, nel senso delle dimensioni delle capacità e dei comportamenti nell'azione manageriale, delle competenze manageriali, questo ovviamente non viene descritto. Ma questo, come insegnano tutte le ricerche fatte sul mondo del management a livello internazionale, è la dimensione distintiva. Queste si chiamano le competenze distintive, cioè sono quelle che distinguono fortemente, come dire, i top performer, cioè quelli che hanno risultati superiori alla media rispetto a coloro che hanno invece risultati medi. La grande differenza in tutto il mondo che ha studiato questo fenomeno la si individua all'interno di queste competenze manageriali dette distintive. Su questo punto, secondo me, c'è un investimento centrale, perché se noi ragioniamo in termini di competenze distintive, allora costruiamo la costruzione dei job e delle richieste di ruolo, ma a quel punto costruiamo i concorsi per selezionare persone che abbiano quel tipo di competenza, a quel punto costruiamo i percorsi di carriera per andare in quella direzione. Cioè, come dire, se noi sbagliamo il focus della costruzione dei ruoli, il sistema non regge. Quindi questo punto è un punto, credo fondamentale. Un ulteriore elemento sul quale volevo porre l'attenzione riguarda la questione della valutazione. Allora, il fallimento della valutazione, così è stato definito, eccetera, io credo che sia dovuto a fondamentalmente due grandi temi. Uno è, come dire, il fallimento, l'incapacità della politica di assegnare obiettivi chiaramente definibili e raggiungibili in termini di risultati, siano essi output, siano essi outcome. Ma se nessuno dice alla dirigenza quali sono gli obiettivi sfidanti in cui è posta di fronte, noi non riusciamo a valutarla. Quindi c'è un primo, secondo me, un fallimento della politica che non è stata in grado di assegnare obiettivi precisi. È del tutto evidente quello che si diceva prima. Secondo, però, secondo me, anche un grande fallimento della dirigenza di top, la dirigenza alta, che non ha avuto il coraggio di utilizzare lo spazio e la discrezionalità. Dicevo prima, autonomia e responsabilità. Qui l'autonomia di usare lo strumento, la valutazione, c'era tutta. Non è stata usata, non viene usata. È come dire, valutare ma attenzione, la valutazione è una responsabilità del dirigente, è la prima responsabilità del dirigente. Cioè, guardate, è come un insegnante che per compiacere gli studenti gli dà tutti e sei politico. Cioè, è nel cuore del mestiere dell'insegnante valutare uno studente per dirgli su che cosa deve migliorare. Se un insegnante non si assume la responsabilità della valutazione, che non è il giudizio, non è il voto, ma è l'assunzione della responsabilità di dire al proprio collaboratore su che cosa può migliorare, su che cosa può fare, questo è un grande fallimento della dirigenza prima di tutto, cioè valutare tutti uguali, non è un fallimento, è il fallimento di un'intera classe dirigente che non ha scelto da questo punto di vista, non tanto di differenziare, di dare dei giudizi, di dare delle opinioni, ma di assumere un pezzo fondamentale della propria missione. E quindi, a me va benissimo la valutazione, sono anch'io d'accordo con Franco quando dice ci sono delle parti della valutazione che non possono non essere collegate anche a degli obiettivi specifici di performance, anche dell'area di controllo, dello spettro di controllo del dirigente. Però se la valutazione in questi anni è andata così e abbiamo questi problemi culturali in cui nessuno, da politica da un lato non assegna gli obiettivi, i dirigenti dall'altro non, neanche loro fanno queste operazioni, eccetera,
A me l'ipotesi che esistano dei grandi obiettivi di performance organizzativa almeno hanno un pregio, che sono chiaramente identificabili, che orientano la missione, cioè che il Ministero del Lavoro abbia l'obiettivo di alzare il tasso di disoccupazione, è, come dire, quantomeno ha un significato che aiuta a costruire quella employer branding, come lo chiamava Giovanni prima, cioè almeno una comunicazione forte verso l'esterno da un lato e dall'altro un modo forte per riconoscersi intorno a una missione. Cioè far sentire tutti parte di una grande sfida, no? Come diceva Adriano Olivetti, io voglio costruire il primo personal computer al mondo, e tutti si sentivano trainati all'interno di questa grande operazione. Quindi a me, come dire, io penso che sarebbe ottimo che la valutazione avesse, come dire, nei suoi canoni tradizionali, ma obiettivamente in una situazione come questa l'idea di poter avere alcuni parametri chiave, forti, rispetto ai quali il sistema di valutazione quantomeno orienta la mission e l'attenzione delle persone rispetto ad alcuni, e sfida anche la politica nell'individuare quali sono gli obiettivi chiave, io credo che sia una cosa molto, molto interessante. L'ultima questione, vabbè, c'è il tema della formazione, anche qua sembra che più si vada in alto meno formazione si debba fare, invece questo è un problema, cioè la formazione deve essere una dimensione che sta dentro l'arco di tutta la vita delle persone, non è che qualcuno a un certo punto diventa del tutto imparato, cioè, ma c'è bisogno, come dire, di stare dentro questo percorso, ma insomma adesso se... L'ultimo aspetto che volevo toccare riguarda il tema delle retribuzioni. Le retribuzioni, qui io onestamente non lo so, cioè la discussione eccetera eccetera. Certo ci sono due dimensioni che penso che siano fondamentali, non esprimo un'opinione perché nel ruolo in cui sono non ho intenzione di esprimere alcun giudizio. È chiaro che il tema dell'equità interna ed esterna, l'equità retributiva interna ed esterna, è una dimensione storicamente affrontata in tutta la sociologia del mercato del lavoro, e non vedo, cioè non è uno cioè come dire, nella storia della sociologia del mercato del lavoro il tema dell'equità retributiva interna ed esterna alle organizzazioni è un tema stra conosciuto e stra affrontato. È evidente che per fare questo dobbiamo avere banalmente job descritti, abbiamo bisogno di avere job description, abbiamo bisogno di avere una valutazione delle posizioni, abbiamo bisogno di fare dei confronti, perché anche questo è funzionale al mercato del lavoro. E qua chiudo d'accordissimo sull'ipotesi che non si debba necessariamente essere dirigenti per guadagnare, perché questa quindi l'introduzione dei ruoli dei professional, perché altrimenti noi rischiamo di costruire finte strutture per dare la dirigenza a qualcuno per avere la retribuzione alta, e questo è un fenomeno oggettivamente sempre più, cioè non, dobbiamo anche essere coerenti, non possiamo dire che siamo nel lavoro della conoscenza, i professionisti della conoscenza, eccetera, eccetera, e poi l'unico meccanismo che premia è il meccanismo della gerarchia, perché siamo in contraddizione con noi stessi. Cioè, se è vero che siamo nella società della conoscenza, che la dimensione professionale è una dimensione premiante, allora dobbiamo di conseguenza individuare istituti che vadano in quella direzione, perché altrimenti peggioriamo, costruiamo finte gerarchie che poi generano situazioni di questo genere. L'ultima cosa che dico, che secondo me però è il cuore, è la vera questione chiave di questa partita, che è la questione degli attori. Cioè, se però noi diciamo che la politica ha fallito nel dare gli obiettivi, che la dirigenza fallisce nel definire i sistemi, cioè, ma alla fine chi la fa sta roba qua? Questa è la vera questione istituzionalmente rilevante, secondo me. Cioè, adesso, poi che si chiami ARAN, che si chiami ANAC, che si chiami... Però ci vuole probabilmente... Cioè, il mercato del lavoro, per funzionare, ha bisogno di istituzioni. Ha bisogno di dei soggetti regolatori che assicurino le cose che ci siamo detti. Cioè, non è che se noi rompiamo il ruolo della dirigenza tra i ministeri, tra la presidenza dei ministeri, tra le fasce, cioè, magicamente succeda qualcosa. C'è bisogno di governarlo il mercato del lavoro. Appunto, un sistema di manpower planning della dirigenza pubblica non c'è.
Allora, evidente, però attenzione, questa non è l'attuazione della riforma, non è solo, diceva Franco bene, io colto secondo me quello che intendeva e lo condivido tantissimo, cioè non è solo un problema di execution nel senso che poi dobbiamo fare i DPCM attuativi, qui c'è da mettersi a lavorare e a progettarlo concretamente col sistema di manpower planning e concretamente descrivere quali sono i ruoli, le competenze e le cose, concretamente fare il portale nel quale c'è in fondo quel portale, che cos'è? È quello che noi chiamiamo l'interpello, no? È come se fosse un interpello generalizzato, non è un problema normativo, ma il problema è che noi non abbiamo il portale, perché il portale non è il portale, ma è che dietro al portale c'è un lavoro gigantesco, ovviamente, di mappatura, eccetera, eccetera. Allora, la mia, io credo che se noi facciamo una cosa del genere, tipo Office Personal Management americano, cioè, va benissimo. Attenzione che siamo in Italia. E quando ci abbiamo provato, abbiamo costruito alcune cose che hanno creato molti adempimenti. Ora, stiamo attenti a cercare che se facciamo una cosa nuova non sia un altro produttore di adempimenti, ma che sia effettivamente un produttore di servizi, perché di adempimenti ne abbiamo tantissimi e di servizi un po' meno. Cerchiamo di concentrarci, come dire, sulla costruzione di questa cosa dal punto di vista concreto e non dal punto di vista amministrativo. Ora il punto di vista, diciamo, del privato. Marcella Panucci. Grazie professor Tabellini e grazie professor Valotti per aver invitato Confindustria a partecipare a questa presentazione. E la ringrazio perché questo attesta, quando parla il privato vanno via tutti, com'è? Comunque, se non interessa il nostro punto di vista, posso anche comprendere. In ogni caso, quello che attesta il riconoscimento del professor Tabellini e del professor Valotti è che in realtà tra organizzazione efficiente e crescita c'è una stretta relazione e soprattutto il fatto che Confindustria, più della singola impresa, come giusto che sia, riesce ad esprimere una domanda qualificata di buona amministrazione, cosa che fa costantemente. Quindi vuole esprimerla anche oggi dando il proprio contributo ad un rapporto che è straordinariamente importante e soprattutto moderno nel metodo. Il primo punto che ritengo molto rilevante del vostro rapporto e che è stato anche sottolineato dal professor Tabellini e dal professor Valotti in un articolo del Sole Oggi è di non cadere nella trappola giuridica, e lo dico da giurista, per quanto molto permeabile ai fenomeni dell'economia, anche dato il ruolo che ricopro. Cosa vuol dire? Vuol dire che di riforme ne abbiamo viste tante, le ha citate già lei, quindi non le ripercorro, da ultimo la riforma Brunetta, nessuna delle quali è poi stata attuata. Per questo, insomma, noi non crediamo più alla parola riforme, ma non ci crediamo perché molto spesso è stata utilizzata come un mezzo di marketing per cercare consensi e poi di fatto la delusione a fronte della mancata realizzazione, della mancata attuazione è stata molto alta. Trovo molto positivo che il Presidente del Consiglio e il Ministro Madia abbiano deciso di focalizzare la loro azione sulla dirigenza pubblica. In passato si è molto parlato, scusatemi, non uso questo termine in maniera offensiva, ma è soltanto cronaca, di fannulloni con riferimento ai dipendenti pubblici. Io penso che la grande responsabilità, se i dipendenti pubblici non lavorano, lavorano poco, al di sotto del livello che noi ci aspetteremmo come cittadini e come imprese, dipende dalla dirigenza, cioè se un dirigente non fa indirigente, non sa farlo, non riesce a farlo, non ci sono i meccanismi perché lo faccia, è inutile che ci aspettiamo una buona performance dai dipendenti pubblici perché questo non avverrà. E per questo è molto importante quello che diceva il professor Valotti sul fatto che il dirigente debba avere delle qualità manageriali, distinguendolo rispetto al professional, cosa che nelle organizzazioni private si fa costantemente, per cui un professional può avere straordinarie competenze tecniche ed essere straordinariamente pagato per le sue competenze tecniche, ma non avere capacità manageriali, perché il manager non lo sono tutti. Allora qui è importante il processo di selezione, il concorso sicuramente non aiuta in questo, noi insomma nelle organizzazioni private utilizziamo mezzi di selezione della dirigenza che sono molto diversi,
rispetto ai quali mi pare si intenda avvicinarsi con le proposte contenute nel rapporto. La selezione non basta, perché in realtà poi diventare manager richiede una formazione ad hoc, una formazione manageriale, quindi è importante che soprattutto i più alti livelli della dirigenza pubblica siano partecipino a programmi di formazione manageriale dove acquisiscano le competenze di gestire risorse umane e risorse economiche. Questi sono i presupposti fondamentali. Un altro punto molto rilevante, questo l'ha affrontato il professor Bassanini ma anche Mauro Bonaretti poco fa, sta nel fatto che i dirigenti molto spesso non riescono ad essere una cinghia di trasmissione tra la decisione politica e la sua attuazione amministrativa. C'è una fotografia straordinaria fatta dal professor Cassese nel suo ultimo libro su questo punto, che paragona invece la dirigenza italiana a quella inglese o a quella francese, dove in realtà questo meccanismo è molto più fluido e molto più cementificato. Ma perché questo non accade in Italia? Perché, questo lo dicevano sia Bassanini che Bonaretti, mancano spesso gli indirizzi politici e gli indirizzi strategici, o molto più spesso questi indirizzi strategici non sono chiari. Allora il dirigente pubblico non riesce a dargli attuazione perché, forse perché si sente anche troppo libero nella mancata chiarezza di metterci del suo e quindi disattendere anche le linee politiche. Gli esempi ce ne sono tanti, molto spesso si è cercato di affrontarli non andando al punto cardine, cioè recuperando la forza politica e la forza dell'indirizzo strategico, ma intervenendo sui procedimenti amministrativi ed eliminando alcune fasi. Guardate, io lo dico con molta chiarezza, alle imprese fa molto comodo il silenzio assenso, ma il silenzio assenso è l'attestazione del fallimento dell'amministrazione, perché vuol dire che un dirigente pubblico non riesce a gestire le fasi procedimentali come dovrebbe e soprattutto che non c'è nessuno, né a livello politico né a livello amministrativo, che controlli il dirigente pubblico. Quindi quello che abbiamo fatto è eliminare fasi del procedimento amministrativo per sottrarli alla discrezionalità del dirigente, perché non ci fidiamo del dirigente. Allora bisogna recuperare la fiducia nel dirigente pubblico e bisogna farlo attraverso meccanismi che premino chi è efficiente, chi risponde all'indirizzo politico, e sanzionino chi non lo è. E qui vengo al tema delle retribuzioni, che è stato più volte citato. Il professor Bassanini mi ha tolta dall'impaccio di dover dire una cosa scomoda da un punto di vista di un'organizzazione che rappresenta le imprese private. Trovo molto positivo che sia stato, diciamo, equiparato il gap tra retribuzioni dei dirigenti pubblici e dei dirigenti privati. Certo, mi piacerebbe che a questo ci fosse un'equiparazione del gap che oggi c'è nella, diciamo, momento sanzionatorio. Guardate che il dirigente pubblico non è licenziabile, e non è licenziabile per mancato raggiungimento degli obiettivi, e qui torna un tema che citava il professor Bassanini, che è quello della responsabilità erariale del dirigente pubblico quando sbaglia. Guardate che c'è da essere una responsabilità anche per omissione, quando il dirigente non fa, quando il dirigente non raggiunge gli obiettivi che gli vengono fissati con chiarezza, secondo il metodo che dovrà essere stabilito dal decisore politico, il dirigente pubblico deve essere licenziato. Non possono valere le tutele dell'articolo 18, come non valgono le organizzazioni private, eppure c'è una lunga e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che applica l'articolo 18 al dirigente pubblico. Guardate che questa non è imparzialità della pubblica amministrazione. Anche questo vuol dire tenerci chi sbaglia perché non fa, che forse è ancora peggio di chi sbaglia perché fa. Quindi sì, eliminiamo i disincentivi a fare, ma mettiamo anche delle potenti sanzioni per chi non fa. È l'unica sanzione potente che spaventa i dirigenti privati, perché io sono un dirigente privato e so che se non sbaglio, se non attuo gli indirizzi politici, posso essere mandata via e perdere il lavoro. Anche questo va applicato al dirigente pubblico. E a quel punto allora va benissimo che gli stipendi siano equiparati, e trovo francamente anche un po' deprimente questo dibattito sui tetti e i compensi, perché per me che un dirigente pubblico, un manager pubblico guadagni tanto ma porti a casa i risultati, è sacrosanto, l'importante è che quello stipendio se lo meriti, e quindi quando smette di meritarselo che venga mandato via. Ecco, questo è forse l'elemento che nel pubblico non c'è e che nel privato c'è. Allora, se venisse rimosso questo elemento, sacrosanti gli stipendi alti, sacrosanti i premi, sacrosanta soprattutto la componente variabile della retribuzione. Io non voglio poi soffermarmi troppo, perché molto è stato detto, quindi rischierei di ripetermi, alcuni messaggi li ho dati.
trovo particolarmente importanti alcuni ulteriori punti toccati dal rapporto. Uno è la multidisciplinarietà. Io sono una giurista, quindi sono molto vituperata, è una di quelle lauree che si vorrebbero limitare, però riconosco che effettivamente nelle nostre amministrazioni c'è un eccesso di giuristi, quindi se ci fosse una maggiore partecipazione di laureati in altre discipline, ma non solo economiche, ma sociali o di altro tipo, questo sicuramente arricchirebbe le competenze all'interno dell'amministrazione. Così come è importante che ci sia uno scambio tra pubblico e privato, l'ho vissuto in prima persona, essendo stata per un certo periodo della mia vita anche dirigente pubblica in un ufficio di diretta collaborazione di un ministro, è un'esperienza fondamentale che ti arricchisce molto e che ti consente di portare nel pubblico alcuni metodi del privato, ma anche di riportare nel privato una visione che sicuramente non hai se non partecipi anche come collaboratore tecnico alle decisioni del decisore politico. Questo è un punto molto fondamentale che andrebbe assolutamente incentivato con i meccanismi che sono stati descritti. Un altro aspetto è quello delle esperienze internazionali, cioè sono ancora troppo poche nell'amministrazione italiana. Ci sono a livello di amministrazioni centrali dei casi importanti di funzionari pubblici che lavorano presso organizzazioni internazionali poi rientrano in Italia. Forse non ci sono funzionari di organizzazioni internazionali stranieri che vengono a lavorare presso i nostri uffici e questo sarebbe molto importante che accadesse. E, infine un'ultima cosa, il tema risorse. Ad oggi i dati che sono stati presentati, quelli che attestano come ci sia stato un miglioramento da un punto di vista quantitativo, quindi sia in termini di retribuzioni, di numero di dirigenti, di rapporto tra dirigenti e dipendenti pubblici e così via, sono il frutto di politiche di tagli lineari. Cioè, è un risultato probabilmente non voluto e non cercato, ma conseguente alla necessità di raggiungere determinati obiettivi di taglio della spesa pubblica. Quindi siamo stati fortunati ad avere questo risultato, non era detto che questo accadesse. Però guardate che questo ha prodotto anche dei problemi notevoli all'interno delle amministrazioni, ha prodotto un invecchiamento del personale pubblico che quindi non è più così propenso ad adottare metodi nuovi e moderni di gestione delle risorse, non è più disposto a mettersi in gioco e a farsi formare come invece bisognerebbe fare, non è più disposto ad usare nuove tecnologie, quindi questo è un problema. Allora sì allo shock positivo di cui parlava il professor Valotti, perché se noi riuscissimo a investire delle risorse, magari recuperandole dalla spending review, purtroppo non vedo più il commissario Cottarelli, ma è importante che questo accada, e riqualificando la spesa sul personale pubblico, questo sarebbe molto importante, perché qualsiasi organizzazione privata investe sulle proprie risorse, investe in formazione, investe anche sull'exit, cioè quando ci sono delle risorse che non possono più dare all'organizzazione, ma anche per autoriconoscimento del fatto che non hanno più voglia di lavorare in quei ruoli, è necessario che queste possano concordare delle risoluzioni consensuali ed uscire dall'amministrazione. Per questo è importante utilizzare delle risorse. Mi rendo conto che ce ne sono poche, noi siamo i primi a chiedere i tagli, però è importante che ci sia un investimento sulle persone, perché altrimenti, mi dispiace, ma un'amministrazione pubblica, ahimè, non funzionerà mai se noi non investiamo sull'amministrazione stessa. Grazie. Grazie. Adesso, anche se c'è meno tempo di quello che pensavamo di avere, aprirei un dibattito. Prima di questo, permettetemi di dire solo due cose sul realismo degli obiettivi quantitativi posti da Valotti. Qualche breve calcolo, anche semplice divisione, vi dice che per raggiungere quegli obiettivi bisogna ridurre di 56 unità all'anno i dirigenti per raggiungere il 10% in meno in 5 anni. Per avere il numero così ridotto, rinnovato al 50%, se non mi sbaglio, è necessario immettere 125 nuovi dirigenti all'anno. Il che significa che in realtà è il numero di dirigenti normale di un corso concorso della scuola nazionale quando vengono permessi di mettere. Questo non vuol dire che deve essere la scuola nazionale a fare questo, non voglio stare dicendo questo, è solo per dire il realismo, come tutto è normale, per rendere coerente queste cifre, poiché 56 persone in meno, ma 125 nuove, dovremmo avere in uscita 181 dirigenti all'anno, che sono circa il 6-7% in uscita all'anno,
che è fisiologico, penso, di turnover secondo l'andamento. Questo per dire che tutto questo, se si vuole, come diceva, come ha ripetuto tutti coloro che stanno qua, si può fare subito in modo realistico. Ovviamente bisogna farlo secondo alcune le linee che qui si stanno discutendo, o perlomeno io, questa è la mia linea personale. Se c'è qualche intervento, c'è una persona là, giù e posso, Presidente? C'è qualcuno che, perché io non riesco a coprire tutti, non conosco i nomi. Sì, sì, uno laggiù. Sì. Facciamo girare un foglio per cui qualcuno si segna, così abbiamo i nomi da far intervenire un certo numero. Allora. Posso, Presidente? Allora sì. Rompo il ghiaccio. Buongiorno a tutti, sono Alfredo Ferrante, sono Presidente dei dirigenti ex allievi della Scuola Nazionale di Amministrazione. E grazie agli organizzatori intanto per l'occasione che mi sembra importante. Devo dire che in questa presenza molto folta io me l'aspettavo perché ha detto bene il Presidente Tria all'inizio, c'è un clima che sicuramente a molti di noi preoccupa. Due cose molto veloci, perché so che tanti colleghi vogliono parlare. Io ci ho visto molte cose positive. Intervento molto brevi. Molte cose positive in questa proposta. Il tema dell'organizzazione, delle competenze, del governo delle norme, eccetera, eccetera. Devo essere antipatico e dire che io un disagio lo provo. Il disagio è quello di sentirmi per l'ennesima volta oggetto di riforma. È mai soggetto di riforma. Non sto contestando naturalmente la validità della proposta, ne parleremo, ora l'abbiamo vista velocemente, però vi assicuro che non è piacevole per l'ennesima volta ormai dopo 30 anni sentirsi piovere una riforma addosso. Detto questo, l'ha detto ora il professor Tria, era una delle mie preoccupazioni, che fine fa la Scuola Nazionale di Amministrazione in questo quadro, non lo ripeto. Ma il tema che per me è fondamentale e che, su cui chiedo chiarimenti, cioè vedo con preoccupazione un tema di sfondo che è quello della precarizzazione della dirigenza. E mi sembra che così aleggi sullo sfondo il tema di smarrire un po' il perché noi siamo negli uffici. Siamo negli uffici per rispondere all'interesse generale. Sembra è banale ripetercelo qui, siamo tutti, come dire, dirigenti, ma insomma è bene dirlo. E perché c'è una cattiva burocrazia, è inutile nasconderlo, ma c'è anche una cattiva politica, e vorrei sapere anche a chi pensa la cattiva politica. E chiudo con un numero, tagli. Ecco, io mi sono visto le slide del dottor Cottarelli, 2014, 500 milioni di tagli previsti per la dirigenza, vorrei sapere come. Per tutto il settore della politica 400 milioni. Ecco, magari c'è qualcosa che non va. Grazie. Si accende il microfono. Già, prova. Sono Giancarlo Del Bufalo, presidente dell'OID, del Ministero dell'Economia e Finanze e ex capo di uno dei dipartimenti del Ministero stesso. Io sarò estremamente breve, condivido praticamente tutto di quanto è stato detto qui questa mattina. Mi sembra però manchi una cosa fondamentale di cui nessuno ha parlato e che è un reale problema anche questo. Quali sono gli strumenti che un dirigente pubblico ha a disposizione per fare il manager? Sì, grazie. Sono Pompeo Severino, Presidente dell'Associazione Dirigenti Pubblici. Io su questa proposta che è stata presentata oggi posso condividere gran parte dei passaggi, nel senso di non si sente?
posso condividere gran parte dei passaggi, soprattutto sull'obiettivo, sulle performance. Il Mauro non sono tanto d'accordo sulla performance individuale, ormai dobbiamo andare sulla performance collettiva, perché se io posso dare 10 e lode a Pompeo Savarino ma il servizio non funziona, per me ovviamente è un deficit strutturale della pubblica amministrazione, per cui io voglio ragionare in performance organizzative, perché ripeto, possono essere 3-4 persone bravissime, il servizio non funziona, per me è una sconfitta come dirigente, per cui voglio ragionare con una percentuale più alta su quella. Un'altra cosa, vedo pure io come l'amico Alfredo Ferrante di sottofondo una precarizzazione, perché un ruolo unico della dirigenza e il ministro sceglie su quello, secondo me crea appunto un senso di appartenenza più politica, perché poi voglio capire l'oggettività della nomina direttore generale o della dirigenza, chi è che fa questa oggettiva valutazione? Il ministro, e allora a quel punto non è un'oggettiva valutazione ma diventa una descrizione da tecnico-politica, e lì mi preoccuperei nell'andamento generale della conduzione. Altra cosa, la dottoressa Panucci, io condivido che, e noi come AGDP abbiamo fatto tante battaglie sul 5 bis, parlo ai tecnici, per cui 5 bis, cioè la mobilità da un ministero all'altro non si può fare se non una piccola percentuale, togliere, se io voglio andare al Ministero del Lavoro ci devo andare senza problemi, o il Ministero del Lavoro deve andare al Ministero del Tesoro, rotazione, tanta rotazione, conoscenze specifiche, cioè uno va dirigente delle autonomie locali passa al Ministero, in modo tale che c'è un bagaglio generale e professionale che mette a disposizione della comunità, del sistema paese, e siamo pienamente d'accordo. Però ecco, professor Bazzanini, lei che conosce meglio di me la pubblica amministrazione, oggi tra Corte dei Conti, corruzione, trasparenza e più che ha più ne metta di adempimenti, io ormai faccio solo adempimenti, relazione semestrale Corte dei Conti, relazione dei controlli interni amministrativi, corruzione e tutta la fase d'attuazione, e questo a quel punto la gestione, dottoressa Manucci, noi la vorremmo fare, ma metteteci nelle condizioni di farla, perché se noi dobbiamo seguire gli adempimenti e ci sono delle sanzioni alla mancanza del rispetto degli adempimenti, io che faccio? Vado prima l'adempimento formale, e lo siamo noi i primi a subirli e ad essere frustrati sotto questo punto di vista, perché vorremmo fare tanto di più ma non lo possiamo fare. Per cui dateci i mezzi veri e liberi di agire nella nostra sfera di competenza dirigenziale. Guardare come il privato che guarda, c'ha l'obiettivo di raggiungere, tra virgolette, la vita. Ti prego di interventi brevi perché dobbiamo fare il dibattito. Un'altra cosa, vado a concludere. Questa della posizione unica, io sono d'accordo, della competenza e della concorrenza. Mi auguro però che anche i professori abbiano lo stesso trattamento. Nel senso, non può essere il professore ordinario per 30 anni, è professore ordinario e vediamo anche l'università come funziona. Guardiamo anche queste cose, ok? Non può essere, ripeto, ma guardate, non lo dico con sfida, attenzione, non lo dico con sfida, professor Pallotti, io lo dico nell'interesse del sistema paese, perché nascondere gli occhi o chiudere, chiedo scusa, gli occhi davanti alla università che non funziona, perché uno diventa 40 anni professore universitario e per 30 anni sta lì, sto facendo il minimo sindacale e facendo altre attività di avvocato, commercialista e quant'altro, non è ammissibile, perché se l'università non funziona, i dirigenti non sono bravi, perché il processo formativo è pessimo sin dall'origine. Ok, grazie. Pare mi ha chiesto di parlare Sebastiano Dondi. Buongiorno, Sebastiano Dondi è allievo vincitore del quinto concorso bandito due anni e mezzo fa dall'attuale Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Io volevo sottolineare l'importanza dei punti sollevati dal professor Valotti, il turnover, l'impellenza del turnover, la necessità di un ringiovanimento della pubblica amministrazione e il punto focale della formazione manageriale. Allora,
come testimone del quinto corso concorso, la SNA Bocconi, soprattutto nella persona del professor Valotti, ha già quindi iniziato questo percorso fondamentale di giustapporre ad una formazione giuridico-burocratica, una formazione di tipo più manageriale. Volevo ringraziare il professor Tria che nel suo intervento all'inizio del dibattito ha ricordato come esista ancora la possibilità, anzi a maggior ragione, di mettere nuove leve, nuove energie all'interno della dirigenza pubblica. E proprio per questo volevo sottolineare che da novembre scorso io e i miei colleghi, alcuni dei quali presenti in sala, vincitori del quinto corso concorso, attendiamo ancora l'immissione in servizio. Ringrazio tuttavia per il suo grande interessamento il ministro Madia, nonché il segretario generale Bonaretti, e chiedo appunto ai discussant quale strada si possa adottare non solo per noi ma anche per i nostri successori, che si spera ci saranno, quale potrebbe essere la via migliore per fluidificare e migliorare questo passaggio dalla formazione, che è stata imponente un anno di corso, più i 6 mesi di stage, all'effettivo atterraggio nell'amministrazione, perché anche noi diciamo stiamo abbastanza scalpitando e abbiamo voglia di metterci al servizio dello Stato. Grazie. Abbiamo altre 3 persone iscritte a parlare, proverei pochi minuti e poi una possibile risposta da parte qui dal tavolo degli discussant. Valerio Talamo. Sì, io sono dirigente della funzione pubblica. In tutto questo convegno ho ascoltato un giusto peana della valutazione. In realtà noi sappiamo che le riforme che dal 93 in poi si sono succedute hanno messo in evidenza il principio di distinzione funzionale tra politica e amministrazione, un principio che prima era molto sfumato. Sappiamo pure che questo principio rappresenta il precipitato in uno dei principi della Costituzione, il principio di imparzialità, che va contemperato con quella dell'amministrazione apparato servente dell'esecutivo, l'articolo 95 della Costituzione. Poi però, quando queste norme si traducono in pratica, vediamo che il processo, che dovrebbe prevedere un intervento a monte a valle della politica, sia nel consegnare le direttive, sia nel valutare insomma, i dirigenti, non funziona affatto. Il dirigente che dovrebbe essere autonomo, poi a sua volta ha tutto l'interesse a sdraiarsi sulla politica, dal quale derivano le proprie fortune professionali. Gli incarichi a loro volta sono molto spesso frutto di affinità elettive, se non addirittura di consonanze politiche o familiari, e tutta la dirigenza si tiene sulla base di questo principio assolutamente deformato sul rapporto politica-amministrazione che è stato consacrato da tutte le leggi recenti. Quindi io mi chiedo, adesso si parla della valutazione. La valutazione sappiamo che è un controllo sociale che serve innanzitutto ai dirigenti e non solo alla funzione pubblica. È un controllo sociale fortissimo, ma sappiamo pure che la politica ha l'interesse a non dare direttive, a non controllare i dirigenti, e i dirigenti a loro volta hanno l'interesse a non essere controllati. Ecco, mi chiedo, se è talmente forte l'intreccio di interessi, ma come si spera di farlo saltare? E poi una domanda, si parla di una riforma della dirigenza pubblica, ma questa riforma toccherà anche i prefetti, gli ambasciatori, i diplomatici, i magistrati? Antonella Caprioli. Sarò brevissima. Sono Antonella Caprioli, sono direttore del Dipartimento Risorse Umane per un triennio. Sono stata anche responsabile dell'ufficio pianificazione e controllo interno di questo ente. E semplicemente volevo dire che probabilmente più che essere oggetto o soggetto di una nuova riforma, io vorrei fare un
sommesso così invito a riflettere sul fatto del perché queste riforme dell'ultimo ventennio non hanno funzionato, ma soprattutto non hanno creato un gruppo dirigente adeguato anche, come dire, a quello che ci chiede questo momento, perché una buona amministrazione inevitabilmente parte da un buon gruppo burocratico, da un buon gruppo dirigente, ecco, e quindi da, e in modo particolare l'altra cosa che volevo chiedere, si sente? L'altra cosa che volevo chiedere è perché noi in quest'ottica un po' di spending review sulla dirigenza, già come dire fa la sua parte il turnover, quello che volevo chiedere, giustamente diamo degli obiettivi, addirittura il 50% dei nostri obiettivi dovrebbero essere appunto tutti incentrati sulla razionalizzazione della spesa, perché questo purtroppo è il tormentone di questo momento. Però perché non ci poniamo anche, nella misura in cui si riduce questo gruppo dirigente, una volta per tutte, quale deve essere l'area quadri di questo ente, tanto più che tendiamo a una dirigenza a tempo determinato, io non direi precaria, mi sfido su questo, sono di ruolo ma mi sfido su questo, però senz'altro noi abbiamo bisogno di ripensare l'area quadri, che è quella fase, come dire, che è quella fascia intermedia del nostro ente che garantisce poi detta continuità amministrativa, che è un valore che noi dovremmo recuperare. Tutto qui, grazie. Sa. L'ultimo intervento, Isabella Imperato. Grazie Presidente, si sente? Sì, cerchi di parlare più forte possibile, sì, con il microfono vicino. Io sono del Dipartimento Programmazione Economica, qui della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sarò brevissima. Nella mia esperienza nell'amministrazione, che sono circa 13 anni, e nella mia precedente esperienza nel settore privato, cioè in Confindustria e in banca, che sono altri 13 anni praticamente, vorrei solamente esprimere una mia grossa preoccupazione, e cioè condivido alcune delle cose che sono state dette, nello stesso tempo mi collego ad altri colleghi riguardo al principio, diciamo così, di flessibilizzazione, soprattutto in uscita e nelle valutazioni della dirigenza pubblica. Questo principio mi sembra che abbia dato alla politica un forte potere di moral suasion, diciamo così, nei confronti della dirigenza, e ne ha in qualche modo condizionato anche in senso negativo l'operato. Allora vorrei capire se e come una nuova riforma possa affrontare il problema. Grazie mille a tutti e vi saluto. Io farei un breve giro di tavolo per un commento ai commenti, se chi vuole, ovviamente. Dunque, reagisco velocemente alle varie sollecitazioni per le quali vi ringrazio. E innanzitutto con una precisazione sull'oggetto della nostra analisi. Noi volutamente abbiamo escluso dalla nostra analisi, quindi dei numeri che avete visto, gli uffici di diretta collaborazione. Cioè, condivido con Franco Bassanini che questi forse dovrebbero essere regolati in modo più puntuale nella numerosità, ma che su questi forse ci voglia una flessibilità diversa, perché questi sono gli uffici di nomina chiaramente fiduciaria della politica, che in un sistema bilanciato possono anche starci, ma noi non abbiamo proprio considerati nella nostra analisi, perché non li consideriamo parte di quella dirigenza invece, tra virgolette, strutturata di carriera alla quale abbiamo rivolto l'attenzione. Secondo punto, mi fa piacere che il Presidente Tria, che è un economista, ha fatto due veloci conti per dimostrare che i conti tornano. Quindi i numeri che noi abbiamo messo in termini di obiettivi di policy, turnover, ricambio, 10% in meno, 50% eccetera, si possono conseguire non licenziando una persona, è chiaro? Gestendo il turnover uscita naturale collegato all'anzianità media dei dirigenti pubblici. Il tasso di uscita medio negli ultimi anni è stato tra il 6 e il 7%, se solo si replicasse per questo, in 10 anni andremo oltre l'obiettivo che abbiamo indicato. C'è di mezzo la Fornero, un po' di complicazioni, tutto quel che volete, però vi assicuro che i numeri tornano. Un punto è chiaro: se la nostra proposta trovasse una qualche accoglienza, diventa indubbiamente più difficile diventare dirigente pubblico. Cioè il metodo diventa più selettivo sulle competenze e sulle capacità. Siccome è stata creata in ballo l'università, 20 anni fa era più facile diventare professore all'università in cui io lavoro di oggi. Il fatto di aver alzato l'asticella ha permesso alla nostra università
di alzare la propria qualità e di accreditarsi nel novero delle buone università europee. Io credo che ci sia una responsabilità della dirigenza di avere meccanismi di selezione più affidabili e più difficili di quelli attuali. Stare a casa un mese in ferie, come ho visto fare a centinaia di funzionari pubblici, per prepararsi al tema per diventare dirigenti, è un non senso per il funzionario, è un non senso per la classe dirigente, è un non senso per la pubblica amministrazione. Devo essere molto molto franco. Chi lavora tanto e tira avanti le organizzazioni non ha tempo di prendere le ferie, rischia di perdere il concorso. Qualcuno dice i giovani dirigenti, io ho una passione per i giovani, cioè credo di continuare a lavorare all'università solo per avere contatto con i giovani. Che i giovani dirigenti facciano una proposta migliore di riforma della dirigenza, non la subiscano, né da Idee per la Crescita né dal governo, mettano sul tavolo della discussione una proposta migliore di questa, che sicuramente c'è, ma la mettano nero su bianco, documentata. E se c'è, io sono il primo disposto a discutere, io non conto niente, però disposto a confrontarmi e a migliorare le mie idee se mi convincete che le vostre proposte possono migliorare queste idee. Perfetto, è quello che va fatto per arrivare alla migliore soluzione possibile. Quindi io invito tutti, i giuristi, i docenti della scuola della SNA, i giovani Confindustria, che tutti liberino il loro potenziale propositivo, perché da questo uscirà la migliore riforma. La precarizzazione della dirigenza, io su questo ho un'idea molto 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 chiara. La cosa che noi proponiamo è esattamente l'opposto, è un sistema professionale di garanzie per i dirigenti basato sulle competenze e i meriti, cosa che oggi non c'è. E mi spiace che dirigenti continuino, dirigenti non giornalisti e non professori universitari, dirigenti continuino a denunciare il fatto che la dirigenza è in balia della politica e frutto di scelte politiche. Sono dirigenti che dicono questa cosa. E quindi mi viene da dire, perché? Io stimo i dirigenti, io vedo dirigenti che hanno qualità, capacità, competenze e che non sono frutto di scelte politiche, quindi non è vero questo che dite in continuazione, genericamente, fa il danno di quei dirigenti bravi, competenti che ci sono e che ce l'hanno fatta nonostante non avessero condizioni politiche. L'oggettività della valutazione, i sistemi oggettivi, noi abbiamo proposto dei sistemi professionali testati a livello internazionale che dimostrano che si può fare una valutazione neutrale. E questa di nuovo è l'antitesi all'idea che il ministro di turno discrezionalmente fa le sue valutazioni. Abbiamo proposto esattamente il contrario. I professori delle università, i prefetti e chi altro è stato citato, va benissimo, cioè il peggio c'è ovunque, no? Io se devo migliorare mi confronto col meglio. Se io voglio migliorare il mio mestiere di professore mi confronto con chi è scientificamente più accreditato di me. Non mi confronto con i colleghi inattivi dell'università, di alcune università pubbliche italiane che non pubblicano un paper da 15 anni. Non mi interessano. Cioè, voglio giocare in un altro campionato. Questo è l'invito che faccio a tutti voi. Guardate a chi sta in serie, a chi fa la Champions League. Non guardate a chi sta in serie C peggio di noi, perché non migliorerete mai guardando chi sta lì. Finisco. No, l'ultimo spunto è importante. Guardate che una politica della dirigenza diversa passa attraverso una politica dei quadri. Cosa che noi non abbiamo accennato, se non di sfuggita, però io mi immagino un settore pubblico con meno dirigenti molto qualificati e una rete di quadri professionali molto specializzati, quindi bisogna investire anche su quel fronte. Finisco dicendo che lo spirito dal quale noi ci siamo mossi per fare questa proposta, come ho detto all'inizio, non muove da giudizi di valore, né positivi né negativi, ma da un'idea forte, cioè di dare l'opportunità a tutti di mostrare quanto valgono, e di vedersi riconosciuto il valore. Quindi, per riprendere uno degli interventi, i dirigenti che scalpitano sono i dirigenti che vogliamo. Grazie. No, solamente due parole, perché per evitare un equivoco, cioè
Secondo me bisogna uscire da questa logica contrappositiva, cioè qui non è che c'è qualcuno che vuole fare dei danni alla dirigenza e qualcun altro, cioè ripeto il ragionamento che ho fatto all'inizio molto chiaramente, cioè cerchiamo di lavorare per una fisiologia della dirigenza, cioè per un approccio fisiologico al funzionamento, cioè cosa si può fare per migliorare la classe dirigente del nostro paese, punto. Quindi non è un approccio contrappositivo, ma è l'approccio di dire ci sono alcuni istituti, alcuni meccanismi che possono migliorare con grande beneficio della dirigenza stessa, il funzionamento della dirigenza. Ora, dico solo, perché anche a me non è piaciuto questo aspetto della precarizzazione, eccetera, eccetera, guardate che stiamo parlando di istituti che, per esempio, sono già presenti nelle autonomie locali, il tema delle fasce, il tema della mobilità, stiamo parlando di istituti, penso alla questione dei segretari comunali, che funzionano in gran parte già in questo modo. Cioè i segretari comunali sono così, cioè funzionano così, c'è un albo dei segretari comunali, se sei chiamato sei chiamato, se non sei chiamato non sei chiamato, hai 2 anni eccetera. Cioè voglio dire, stiamo parlando di situazioni che non è che stiamo parlando di persone che sono messe sulla strada o cose di questo genere, a parte il fatto che, ripeto, mi sembra di interpretare così questa proposta, che è una proposta che vorrei far presente, è una proposta di idee per la crescita. Allora, tanto distinguiamo, come dire, secondo me è importante distinguere i ruoli, questa non è una proposta del governo, è una proposta di idee per la crescita, questo deve essere abbastanza chiaro, perché sennò ingegneriamo degli equivoci. Qua, no, non è una proposta del governo, è una proposta di idee per la crescita, che è un'associazione di persone che volontariamente, in maniera generosa, hanno messo a disposizione delle proprie riflessioni su questo tema. Dopodiché, ognuno di noi pensa quello che crede, io dal mio punto di vista, nel mio ruolo di segretario generale della Presidenza del Consiglio, ritengo che alcuni di questi proposte siano utili e non mi scandalizzo più di tanto, perché molte di queste in realtà stanno già presenti all'interno degli istituti di altri comparti e che assolutamente in altri comparti vengono vissuti con grande serenità. Mi colpisce invece una reazione così preoccupata da parte di una dirigenza che mi sento di essere, all'interno della quale mi sento di stare, perché francamente qui non credo che nessuno abbia l'intenzione di dire bisogna punire la dirigenza o cose di questo genere, ma semplicemente ci siamo di fronte a una proposta che ci viene portata dall'esterno delle istituzioni, di fronte alla quale alcuni hanno dei pregi, dei difetti rispetto ai quali discutere con grande laicità e con molta serenità, perché di questo stiamo parlando. E quindi, cioè, penso che semplicemente noi dobbiamo ragionare su un punto chiave: come facciamo a far sì che la dirigenza migliori, quindi che vuol dire come facciamo a far sì che migliori l'accesso, come facciamo a sì come la mobilità, la valutazione, cioè gli istituti, le leve di governo del personale di qualsiasi organizzazione, punto. Grazie. Nel giro di tavolo vi permetto di dire una cosa, perché alcuni amici che ho imparato ad apprezzare hanno sollevato il problema della precarizzazione, cioè il rapporto tempo determinato e indeterminato. Ora, poiché la riforma dello Stato è un tutt'uno, la riforma della dirigenza fa parte di una nuova visione del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, beh, io credo che esista un salto logico nel voler affermare, come si afferma ultimamente correttamente, da una parte il superamento di un modo di fare il bilancio fondato sulla spesa storica, a favore di quello che viene chiamato il Zero Based Budgeting System, che significa partire da zero e fare un budget, allocazione di risorse in base a compiti che possono variare nel tempo e a programmi che possono variare nel tempo, e poi al tempo stesso affermare che il personale chiave, innanzitutto la dirigenza, per attuare i compiti variabili sia cristallizzato tutto a tempo indeterminato. Questo è anche un problema di logica complessiva del sistema. Questa è la mia opinione, e credo che si deve rivedere un po' l'idea che si ha rispetto al lavoro a tempo, al contratto a tempo determinato, che debbano almeno per una quota essere presenti nella pubblica amministrazione, altrimenti non funzionano. Questa è la mia idea. Professor Tabellini. Grazie, io non sono un esperto di management pubblico, ho imparato molto da questa discussione, volevo esporre con voi 2 brevissime riflessioni. Il primo sul punto della precarizzazione, che può voler dire dipendenza dalla politica.
Ecco, io qua vorrei sottolineare una cosa che è stata detta da Giovanni Valotti che mi sembra importante. Due cose. Primo, flessibilità non vuol dire arbitrarietà, ci sono dei modi obiettivi per valutare i risultati, la performance. Secondo, io credo che effettivamente nel momento in cui si chiede più meritocrazia e più competenza, è in questi criteri che si trova una protezione dalla politica e anche nella possibilità di una maggiore integrazione con il settore privato. Quindi questi due aspetti, possibilità di mobilità anche fuori dall'amministrazione e competenza, penso che siano i migliori modi per proteggersi contro rischi di arbitrarietà della politica. Seconda osservazione generale, è questa l'ennesima riforma della pubblica amministrazione di cui dobbiamo aver paura. Io credo che questa sia davvero un'occasione unica per la pubblica amministrazione, perché c'è un forte consenso nell'opinione pubblica che questo è qualcosa di fondamentale da cui partire. C'è la pressione delle organizzazioni internazionali e del settore privato per intervenire su questo e quindi sprecare questa occasione in cui il Paese sta cercando di cambiare e chiede alla dirigenza pubblica di aprire la strada di questo cambiamento sarebbe veramente un errore imperdonabile, ed è un'occasione che sono convinto che non verrà persa, proprio perché in questo momento c'è una forte propulsione per il cambiamento e sono sicuro che verrà colto. Grazie. Sì, intanto prefetti, ambasciatori, professori universitari, io sono dell'idea che queste regole devono valere per tutti e quindi vanno valutati anche loro. Aggiungo, attenzione, i prefetti e gli ambasciatori sono precari nell'incarico da sempre, perché in qualunque momento il Consiglio dei Ministri può decidere di mettere a disposizione un prefetto e un ambasciatore. Di fatto non succede, nel senso che ci sono delle, come dire, delle corporazioni o delle caste molto forti che rendono difficile fare questo. Però dal punto di vista del sistema, infatti quando noi introducemmo la temporaneità degli incarichi 15 anni fa, il professor Cassese mi dice: ah, gravissimo, perché sono alla mercé della politica, è un principio che nel nostro ordinamento non può entrare la temporaneità dell'incarico. Ma come, dico, prefetti e ambasciatori sono sempre stati incarichi temporanei e tu sei stato ministro e non hai cambiato questo sistema. Quindi vuol dire che si può fare, va fatto, e io insisto, l'ha detto Valotti, lo ha ripetuto Tabellini, avendo dei meccanismi di valutazione che non siano alla mercé delle scelte politiche contingenti. Questo punto, non si può togliere questo punto del rapporto dal corpo della proposta, perché questo è un punto assolutamente fondamentale, però a mio avviso deve valere per tutti. L'università deve avere i suoi, i prefetti, gli ambasciatori e così via. Secondo, io mentre discutevo il rapporto mi chiedevo quale potesse essere il ruolo della SNA, poi non volevo allungarla e non ho fatto una mia proposta, ma secondo me la scuola della pubblica amministrazione potrebbe entrare nel meccanismo proposto. Nel senso che noi abbiamo la preselezione e la selezione, abbiamo questi che hanno il competence passport. A questo punto il meccanismo di selezione per il ministero può essere sostituito da il corso concorso al cui esito dà luogo poi al periodo triennale. Quindi la scuola potrebbe entrare dentro lì. Potrebbe entrare trendo lì e avere una funzione importantissima lì. Naturalmente il meccanismo che viene proposto dovrebbe assicurare che ogni anno c'è l'immissione di una quota di giovani, c'è garantita, come garantita in Francia per quelli che escono dalle NA, no? Perché è uno degli elementi della riforma non defettibili. Noi abbiamo bisogno di ottenere questo ringiovanimento, questa internazionalizzazione e questa integrazione di competenze mancanti, e va fatto, va governato, ma va fatto ad ogni costo. Terza osservazione, è vero, ma una parte, adesso non c'è più il ministro Madia che poverina ci ha già ascoltato per tanto tempo, però
delle cose da mettere a posto bisogna ragionare sulla semplificazione degli adempimenti burocratici. Vale per le imprese e vale per le pubbliche amministrazioni, come noi abbiamo sempre detto, vero? Ma anche quando lavoravamo negli anni 90, anche le pubbliche amministrazioni sono vittime dell'eccesso di regole, dell'eccesso di adempimenti, dell'eccesso di burocrazia. Sono vittime quanto le imprese, quindi è vero questo. E secondo, bisogna dare al dirigente, bisogna impedire al dirigente di tentare di esercitare poteri di veto sulle scelte politiche, ma bisogna dargli più strumenti per poter gestire l'attuazione delle scelte politiche pubbliche con più poteri anche nei confronti dei propri dipendenti. Questo era uno dei punti di fondo della riforma che il povero Massimo D'Antona costruì negli anni 90. Infine, io vorrei sottolineare che sono molto d'accordo con Mauro Bonaretti, non avevo trovato il tempo di dirlo, molto d'accordo con, però l'ho detto altre volte, quindi se non ha funzionato il meccanismo di valutazione per obiettivi, ci sono responsabilità gravissime della politica, sicuramente. La politica non vuol dedicare né il tempo né la voglia a questo lavoro duro che è la fissazione di obiettivi quantitativi, sfidanti, veri, eccetera. È un lavoro duro che va fatto interloquendo con i dirigenti, naturalmente non va fatto astrattamente. Perché? Perché noi abbiamo pochissimi politici che capiscono che nelle funzioni di governo, quando assumono funzioni di governo a tutti i livelli, devono cambiare mestiere. Il loro mestiere non può più essere quello di occuparsi del loro partito, delle loro assemblee, andare tutti i giorni in televisione o alla radio, eccetera, ma devono dedicare il tempo al loro lavoro di governo politico della loro amministrazione. E se non c'è questo, non c'è neanche il tempo per ragionare sugli obiettivi e per definire degli obiettivi. Dopodiché io sono d'accordo. Finché non ci sono obiettivi quantitativi sfidanti che misurino il miglioramento di efficienza e di produttività di ciascuna amministrazione, allora l'unica soluzione è quello di usare quel criterio che il rapporto propone, 50% riduzione dei costi, 50% outcome generale. Per dire l'ultima battuta cattiva, è chiaro che nell'outcome generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze non c'è solo la riduzione della spesa, ma c'è anche l'incremento del PIL. E loro devono essere committed anche su quello. Su questo sono assolutamente d'accordo. No, io torno sul punto della valutazione degli obiettivi, perché in realtà io mi rendo conto che in una organizzazione pubblica è molto difficile quantificare gli obiettivi, però non impossibile, qui porto la mia esperienza personale, perché Confindustria come organizzazione, se vogliamo, è assimilabile nel modo di operare rispetto ad un'organizzazione pubblica, nel senso che noi non abbiamo obiettivi quantitativi, non dobbiamo fare fatturato, vendere prodotti o servizi. Però credetemi, è possibile, nel senso che si riescono a strutturare secondo il metodo che ha descritto il professor Valotti, e in questo io mi sto impegnando in questi 2 anni da quando sono rientrata, si può fare. Ci sono degli obiettivi in termini di risparmio di costi che anche noi applichiamo, diamo un budget per ogni area con degli scostamenti, il dirigente me lo deve rispettare, altrimenti non accede all'MBO. Però ci sono soprattutto degli obiettivi di carattere comportamentale, cioè di formazione delle risorse che stanno sotto il dirigente. Qui un punto che manca nel rapporto, ma perché il rapporto si occupa solo delle dirigenze, è quello che riguarda i meccanismi di incentivazione di chi sta sotto i dirigenti. Perché io da dirigente pubblica in una fase della mia vita ho vissuto questo aspetto. E quando io volevo fare una politica di, diciamo, incentivazione delle persone, c'erano circa 30 persone che dipendevano da me, io, dati i parametri che c'erano, non potevo farla, perché per esempio dovevo privilegiare chi aveva la laurea, ma in una segreteria di un ministro c'era gente che non aveva la laurea, ma magari faceva il suo lavoro di segretario in maniera egregia, che io non potevo premiare allo stesso modo di chi faceva lo stesso lavoro avendo la laurea. Allora anche qui cerchiamo di essere realistici, cioè diamo ai dirigenti gli strumenti perché possano orientare anche il lavoro di chi sta sotto i dirigenti. Quindi dirigente
io penso che debba avere stesse prerogative ma anche stesse sanzioni di un dirigente privato, ma anche gli stessi strumenti che un dirigente privato, di premiare chi fa sciocco. Almeno ho preso un applauso anch'io oggi, perché altrimenti mi rendo conto che l'obiettivo finale non lo può fare soltanto il dirigente come, diciamo, uomo avanzato rispetto ad una struttura che non lo segue. Il dirigente deve poter controllare la struttura, orientarne le performance, premiare e sanzionare chi sta sotto. Se questo non accade, purtroppo la riforma fallisce. Allora è giusto cominciare dalla dirigenza, ma senza dimenticare di dare ai dirigenti gli strumenti di cui hanno bisogno. Grazie. Ma io voglio ringraziare adesso innanzitutto il professor Valotti, il professor Tabellini di aver portato qui questo rapporto che sarà molto utile per i nostri, spero, processi di riforma. Come ha detto il Franco Bassanini, io prima ho richiamato soltanto il realismo degli aspetti quantitativi dei numeri, ma in realtà anche in gran parte delle proposte sono fattibili immediatamente anche grosso modo nell'ambito del quadro normativo già esistente, basta cambiare alcune metodologie. Non ho parlato del ruolo che può avere nell'attuazione di queste idee la scuola nazionale, per riservatezza, dato il mio ruolo non volevo fare pubblicità all'organismo che presiedo, ma è chiaro che nell'ambito anche di quello che richiamavo all'inizio, della piccola riforma del decreto del 70-2013, c'è la totale flessibilità per attuare la gran parte di questi programmi, ovviamente poi affrontando problemi come la preselezione, cambiando la metodologia, eccetera. Anzi, è un contributo a quello che dobbiamo fare. Io ringrazio tutti, ringrazio i partecipanti, devo dire che come vediamo non se ne sono andati quando inizierà a parlare il privato, probabilmente c'è stato un avvicendamento a mettersi a sedere, e sono d'accordo anche con quello che ha detto all'ultimo intervento Marcella Panucci, perché io, anche se pro tempore, sono dirigente di un'amministrazione pubblica, e il problema di avere la possibilità, gli strumenti per premiare e utilizzare coloro che sono in funzione di più, è un problema che io sento molto fortemente. Grazie a tutti. Thank you.